Iniziamo i lavori, buongiorno a tutti. Prego, segretario, faccia l'appello. Biasi Franco, Di Filippo Giuseppe, Crispino Francesco, Russo Gennaro, assente. Marciano Pietro Paolo, Cammarota Giuseppe, La Porta Massimo, Verrone Gianluigi, Verrone, Di Nardo Eleodoro, Buonora Maristella, Framondino Luigi, Comite Nicola, Botticchio Giuseppina, Coppola Salvatore, Abate Agostino, Caccamo Consolato Presente. Natalino, Sindaco Adamo Coppola. Ribadisco l'invito, ormai diventata consuetudine, a denunciare l'allontanamento dall'Aula e a denunciarne i motivi laddove si voglia che questi vengano messi a verbale. Bene, prima di dare inizio ai lavori voglio chiedere al Consiglio intero di un minuto di raccoglimento per la perdita del caro Johnny Maurano. Grazie. Allora, prima di passare al primo punto all'ordine del giorno, mi chiede la parola per comunicazione il segretario generale. Prego, segretario. Con riferimento all'approvazione dei verbali del penultimo Consiglio Comunale, il consigliere Abate ha dichiarato in una recente intervista a Cirendo Channel: ho scritto al segretario comunale perché i fatti sono andati diversamente. Con riferimento all'ultima adunanza del Consiglio Comunale, lo stesso consigliere Abate, nella medesima intervista, ha dichiarato che il segretario comunale ha tentato una giustificazione tanto comica quanto inutile e che non era assolutamente questo il concetto. Sento il dovere di tornare sull'argomento dinanzi a queste assise e mi compiaccio della presenza del diretto interessato, utile al fine di sviluppare, spero, un confronto proficuo sotto tre profili. Primo profilo. Credo che possiamo tutti convenire sul principio in virtù del quale ciascuno è liberissimo di criticare chiunque, ma nessuno ha il diritto di offendere nessuno. Francesco Minardi non si è mai permesso di offendere l'onorabilità personale e professionale di alcun consigliere e ha il diritto di pretendere lo stesso trattamento da parte di chi si rivolge a lui come persona e come professionista. Pertanto rispedisce pari pari al mittente la qualificazione del suo operato quale giustificazione tanto comica quanto inutile. Mittente dal quale, dall'alto della sua età, fatta salva la giusta comprensione se non ricorda qualcosa, si aspetterebbe solo esempi di buona educazione. Secondo profilo, il segretario comunale, non Francesco Minardi come persona e professionista, svolge il ruolo di pubblico ufficiale, da una parte gravato da enormi responsabilità, ma dall'altra parte fortemente tutelato anche sul piano penale. Pertanto, sotto questo profilo, non a Francesco Minardi, ma al segretario comunale si deve il rispetto dovuto a tutti i pubblici ufficiali, fermo restando la libertà di esprimere, se del caso, il più profondo disaccordo sull'operato del medesimo. Terzo profilo, è il profilo che più rileva e che non solo dà titolo al segretario di parlare in questa sede, ma in qualche modo lo impone fortemente. In virtù dell'articolo 97,4 lettera del TUE, il segretario comunale partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione. Ha pertanto il sacrosanto dovere di rendere conto al Consiglio della verbalizzazione delle sedute e della serietà delle proprie osservazioni, specie se queste costituiscono fondamento delle determinazioni del Consiglio medesimo in sede di approvazione dei verbali della seduta precedente. Consiglio che è stato accusato dal consigliere Abate nella stessa intervista di non sapere ciò che il medesimo aveva richiesto con riferimento alla trascrizione dei fatti come sono andati.
È evidente quindi che l'accusa di tentativo di giustificazione, tanto comica quanto inutile, rispetto alla richiesta di correzione del verbale di deliberazione del Consiglio Comunale del 31 maggio 2019 non può passare inosservata al segretario generale. Veniamo al merito e vediamo dove sta il tentativo di giustificazione tanto comica quanto inutile. Nella richiesta di correzione di cui alla PEC del 27/6/2019, il consigliere Abbate ha detto che la verbalizzazione non era giusta, in quanto il medesimo non aveva mai preannunciato l'abbandono dell'Aula. Questo è il motivo principale della sua richiesta di correzione. Non che il Presidente del Consiglio abbia interrotto il consigliere Abbate al sesto minuto e poi definitivamente al settimo, come sembra far capire nell'intervista. Il fatto che nella richiesta di correzione l'affermazione «non ho mai preannunciato il mio allontanamento» fosse posto dallo stesso Abbate quale preambolo, in grassetto, in rosso e sottolineato, lascia immaginare che questo, a suo dire, sia il presupposto erroneo della verbalizzazione del segretario comunale. Intendiamoci, il segretario comunale non è infallibile, aiutatelo a capire se sbaglia. Alla luce di tanto, la prima cosa che ha fatto il segretario è stata quella di verificare i suoi appunti e il video della riunione consiliare. Da subito ha potuto constatare che il consigliere Abbate si era dimenticato che in tre occasioni del suo intervento, e addirittura nella nota scritta e depositata nella seduta, aveva proprio preannunciato il suo allontanamento. Nello specifico e testualmente, parole sue, «Aula che intendo abbandonare ancora oggi», dichiarazione recitata oralmente e scritta in grassetto nella nota depositata alla fine dell'intervento. 2. «Presidente, mi tolga la parola quando me la vuole togliere e io me ne vado». Ripete, le consegno la dichiarazione e io me ne vado. 3. Segretario, ha verbalizzato che me ne sto andando? Come devono intendersi affermazioni di questo tipo? Il segretario comunale, si ribadisce, non è infallibile, però vorrebbe che qualcuno gli chiarisse se è comico che, sulla base delle suddette dichiarazioni, il segretario comunale abbia verbalizzato e mantenuto ferma la sua verbalizzazione circa il fatto che il consigliere Abbate ha annunciato di allontanarsi dall'Aula. Al contempo però chiede al consigliere Abbate come mai abbia dimenticato o a questo punto, data l'insistenza e le offese rivolte al segretario in occasione della predetta intervista, continui a fingere di dimenticare tali dichiarazioni, come si evince dalla richiesta di correzione basata sul presupposto, sul presunto convincimento che tali dichiarazioni non siano state effettuate. Se il segretario lo avesse assecondato in tale proposito, in virtù del quale era da correggere l'affermazione dopo aver preannunciato di allontanarsi, da intendersi come non effettuate, e avesse relazionato al Consiglio ammettendo l'errore di verbalizzazione, avrebbe commesso un reato e avrebbe indotto il Consiglio a votare l'approvazione di un verbale rettificato assolutamente non corrispondente al vero. È comico difendere la verità? È utopistico attendersi dai consiglieri quel minimo di onestà intellettuale e di leale collaborazione volto ad evitare che il segretario debba occupare il suo tempo su tali questioni e debba difendere il proprio operato e quello del Consiglio in tale assurdo contesto? La richiesta di correzione del verbale in ordine al mancato annuncio dell'allontanamento da parte del consigliere Abbate è ancora più censurabile in quanto strumentale a sostenere, come la richiesta di correzione dello stesso Abbate, che dopo l'accadimento di questi fatti ha ritenuto di abbandonare l'Aula, ossia dopo il fatto che il Presidente del Consiglio lo abbia interrotto al sesto minuto e poi al settimo gli abbia tolto la parola, al dire del consigliere di autorità, e non per il fatto che avesse già intenzione di abbandonare l'Aula. È un fatto noto a tutti che il segretario non è dotato di strumenti tali che consentano nel momento della verbalizzazione di verificare il tempo dell'intervento dei consiglieri. Del resto, il fatto che il consigliere Abbate abbia, apparentemente in buona fede, detto letteralmente al Presidente del Consiglio di togliergli la parola quando ritenesse e che quando stava dichiarando il consigliere Abbate medesimo fosse contenuto in una nota scritta da depositarsi a verbale, cosa che è stata puntualmente fatta con conseguente pubblicazione della stessa, tutto lasciava intendere tranne che l'istante in cui è stato interrotto fosse degno di verbalizzazione, adempimento che peraltro non è richiesto dal regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale. C'è un apposito articolo, il 62,3, che recita quali sono i contenuti minimi della verbalizzazione e si ribadisce, non era in potere del segretario eseguire in quel momento. Peraltro, in altri casi, in presenza di interventi contenuti in documenti scritti da allegare al verbale, lo stesso consigliere Abbate aveva evidenziato che non fosse necessario verbalizzare alcunché. Del resto, ancora, appare evidente a tutti che la verbalizzazione non può essere altro che la rappresentazione di fatti e dichiarazioni che sono percepibili in quel momento e che, salvo la presentazione di note da allegare al verbale nella loro interezza, devono essere riportate in maniera sintetica.
Le riprese video non costituiscono allegati al verbale, ma solo utile strumento di prova e sostegno di quanto fosse verbalizzabile in quel preciso istante. Il segretario non aveva la possibilità di verbalizzare la durata dell'intervento e l'istante in cui il consigliere Abate era stato interrotto. Del resto, se il consigliere Abate avesse avuto la percezione di tanto, ossia l'interruzione prima del tempo consentito in quel momento, non si capisce come mai non l'avesse denunciato subito, con conseguente obbligo del segretario, in questo caso, di annotare a verbale tale denuncia. L'aspetto più stridente di questa vicenda, infatti, è costituito dal fatto che il segretario comunale, come noto non dotato di strumenti telepatici, aveva prudenzialmente avvertito tutti i consiglieri di denunciare preventivamente l'eventuale abbandono dell'aula ai sensi del regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale e di denunciarne il motivo. Diversamente non avrebbe potuto verbalizzare alcunché. Ebbene, il consigliere Abate sottolinea di contro che si sarebbe allontanato in totale silenzio, dimostrando in tal modo di non rispettare la verità, in quanto ha più volte preannunciato il suo allontanamento, e o di non rispettare il lavoro del segretario, che si ribadisce all'inizio della seduta aveva, guarda caso, invitato tutti i consiglieri a preannunciare l'eventuale loro allontanamento e il motivo, ove volessero che fosse precisato a verbale. Chiarita quindi la genuinità della verbalizzazione del Consiglio del 31 maggio 2019, che non poteva essere corretta nel senso indicato dal consigliere Abate, per i motivi sopraindicati, lo spirito collaborativo che deve avere il segretario comunale nei confronti di tutti i consiglieri lo porta a suggerire l'unica alternativa possibile alla verbalizzazione sintetica, che va addirittura oltre quanto previsto dal regolamento, il quale si limita a stabilire il deposito dell'intervento in forma scritta dopo averlo letto e firmato, ove si voglia che sia riportato integralmente a verbale, ossia riportare parola per parola quanto espresso dal consigliere, avendo però cura di consentire la scrittura sotto dettatura, con i tempi che ci vogliono, ovviamente. Per ciò che concerne la lesione del diritto ad intervenire per almeno 10 minuti, a ben vedere l'intervento scritto del consigliere Abate, ancorché non letto per intero, come previsto dal regolamento, è stato comunque allegato nella sua interezza al verbale di consiglio, comprimendo pertanto l'eventuale danno derivante da anticipata interruzione della lettura del medesimo. In ogni caso, il Presidente, nello spirito assoluto, di assoluto rispetto delle regole che governano la discussione, potrebbe, per quanto di competenza, far recuperare quanto prima al consigliere Abate i minuti mancanti, 2,2, ossia 140 secondi, rispetto ai 7 minuti e 40 concessi in occasione del Consiglio del 31 maggio 2019. Tanto si doveva. Bene, prima che do sicuramente poi la parola di replica al consigliere Abate se ritiene opportuno intervenire, se no altrimenti poi passiamo all'ordine del giorno. Devo intervenire anch'io in qualità di Presidente del Consiglio. Il consigliere Abate scrive al prefetto che la mia persona non applica il regolamento come deve essere applicato. Ebbene, già nella seduta precedente io, in sua assenza, consigliere Abate, ho ammesso di questa mia mancanza, di questi 140 secondi che io non l'ho fatta parlare, e lei giustamente scrive al prefetto di Salerno: non vorrei subire oltre l'esercizio di questo potere arbitrario che mi vede soccombere come cittadino e come consigliere comunale. Io, più di aver ammesso di non avergli dato la possibilità nei 140 secondi di leggere quello che poi aveva già anticipato, che veniva messo agli atti un suo documento che diventava parte integrante della delibera. Veramente il confronto, questa assise da lei presieduta, ha avuto sempre un tenore di realtà. In questo momento questa lealtà sta venendo meno. Io la richiamo fortemente a quel rapporto leale politico-amministrativo che questa assise deve avere. Lascio a lei la parola e poi passiamo ai punti dell'ordine del giorno. Grazie. Le risponderò in uno all'argomento numero uno all'ordine del giorno, che tratta l'approvazione dei verbali della scorsa seduta, laddove vennero approvati i verbali in contestazione. Bene, la ringrazio. Allora, porto a conoscenza del Consiglio Comunale e ribadisco che nella seduta del 1 luglio questa assise ha approvato i verbali del 21 maggio 2019 e del 31 maggio 2019. In sostituzione di questi due verbali, che erano stati riportati anche all'ordine del giorno di questa data,
io chiedo al Consiglio di approvare i verbali della seduta precedente, che sarebbero quelli del 1° luglio. Sempre che siete d'accordo, io metto ai voti l'approvazione dei verbali della seduta del 1° luglio, perché i verbali della seduta del 31 maggio sono stati approvati in data 1 luglio. Se ci sono qualche chiarimento da fare, prego. Allora, prima di passare direttamente alla contestazione dell'approvazione di questi verbali, vorrei avere il piacere, innanzitutto preciso che tutto quello che ho detto e che ho fatto nei confronti dei fatti accaduti è da me confermato, riconfermato e sarà esteso anche ad altri organi giudiziari e non soltanto alla Prefettura. Allora, mi piace, e penso di averne il diritto, ricordare, a meno che lei non fa scorrere il tempo e passeranno anche questa volta i 10 minuti, quando il 31 maggio ho iniziato il mio intervento, e le registrazioni ne faranno fede, ho iniziato così. Siamo nel cuore di un argomento proposto dall'assessore alle politiche finanziarie, dottor Roberto Mutalipassi, che nella scorsa seduta si è pigliato il lusso di criticare la minoranza allorché la stessa era uscita dall'aula. Poi ho aggiunto subito e con fermezza: io sto argomentando sull'argomento di cui al punto numero uno all'ordine del giorno, che era un argomento finanziario. Quindi quello che sto per fare, aggiunsi, è una dichiarazione di non voto che si collega proprio al comportamento che ha tenuto in una sceneggiata con il sindaco l'assessore Mutalipassi. Si consultavano a vicenda e si comportavano dicendo: si può continuare a criticare la minoranza perché d'altronde l'ha fatto con noi prima. Questo è avvenuto quando noi eravamo usciti fuori. Quindi io iniziai un argomento dicendo: sto nel cuore di un argomento numero uno all'ordine del giorno, e mi piglio la soddisfazione di criticare, contestare l'assessore Mutalipassi nonché il sindaco perché si permisero di fare questa critica quando noi eravamo usciti dall'aula. Nel continuare l'argomento, noi abbandonammo l'auto, dissi, dopodiché, inciso, e chi non sa l'italiano lo può andare a imparare, noi abbandonammo l'aula, inciso, aula che intendo abbandonare ancora oggi in modo categorico, non prima di aver consegnato al segretario comunale questa dichiarazione che mi fa la cortesia di allegarla a verbale. Poi continuai imperterrito nell'intervento e dissi giustamente tante cose che evidentemente incominciarono a dispiacere a qualcuno o a qualcuno di questo consesso o all'intero consesso. Non leggo più tutto quello che ho detto fino al 6° minuto. Al 6° minuto arrivò il richiamo perentorio e per me ingiustificato del Presidente del Consiglio Comunale, che disse: consigliere, tempo. E io dissi: quando lei mi vuol togliere la parola me la toglie e io me ne vado. Il Presidente mi fece continuare giusto un altro minuto e al 7° minuto, a mio modo di vedere 7°, se a modo di vedere del rogante segretario sono 7:40, non lo so, poi riconteremo insieme quando sarà il momento. Al 7° minuto mi tolse la parola e io senza batter ciglio, e le registrazioni stanno là, senza batter ciglio, raccolsi le carte, passai per il banco della Presidenza, consegnai le carte e me ne andai. A fronte di 6 minuti di discorso, a fronte di una dichiarazione, abbandonammo l'aula, cosa che intendo fare ancora oggi, quindi l'inciso, e a fronte di questo, a fronte del fatto che mi interrompa al 6° minuto, a fronte del fatto che al 7° minuto mi togli inaspettatamente e senza giustificato motivo la parola, il segretario comunale verbalizza così.
Allora, interviene il consigliere Abbate che preannuncia il suo allontanamento dopo aver letto una dichiarazione allegata a verbale. Punto. Il consigliere Abbate alle 18:25 lascia l'aula. Rimane ovvio che una trascrizione minuscola, striminzita, preannuncia di andarsene e alle 18:25 se ne va, rispetto a tutti questi fatti che si sono verificati, cioè che il Presidente mi interrompe, che il Presidente mi toglie definitivamente la parola, che io in silenzio abbandono l'aula e me ne vado, il segretario ritiene di avere la sua ragione. Io scrivo al segretario e giustamente, siccome quando uno scrive non è che fa un poema, le dico, non ho capito, chi ha detto appunto? Non va? Per l'amor di Dio, segretario, io non sto qui per offendere, sto qui per difendere e non essere offeso, per difendermi e non essere offeso. Non ho mai offeso, io tengo 69 anni. Io tengo 60, io le ho dati io le ho dato, ecco. Perché la sua, il suo tentativo di difesa tale mi era sembrato e tale mi appare ancora oggi. E io offendo quando sono offeso. È difficile che inizi ad offendere. Neanche a me sembra che sia vero quello che ha detto lei. A questo punto io richiamo all'attenzione del segretario e dico: guardi che io non ho mai preannunciato il mio allontanamento, tant'è che ho detto nel corso del mio discorso, venne fuori aula che abbandonammo allora e che intendo abbandonare, ma non è che è un preannuncio, segretario, prima che mi metta a parlare io preannuncio che me ne vado, no, non l'ho mai detto. Ma poi, ove mai lei volesse insistere, ove mai, ma da me non concesso, lei volesse insistere su questa lettura, lo faccia, ma alla fine la trascrizione di dire al sesto minuto il Presidente interrompe il consigliere Abbate, al settimo minuto viene tolta la parola al consigliere Abbate, beh, penso che questo sia il minimo che doveva essere trascritto. Non era possibile verificare il sesto e il settimo? Quanto mai il segretario ha cronometrato gli interventi di chi che sia? Dove sta scritto questo? Dove sta scritto? In quale norma è scritto che il consigliere, il segretario deve verbalizzare al sesto e al settimo minuto? Dopo dove che è scritto? Io avevo scritto, me lo dica. A lei, dopo che io avevo scritto a lei, lei poteva giustamente, così come se l'è guardata per i fatti suoi. Il video serve come controprova, non si verbalizza il video, si verbalizza quello che si percepisce in quel momento, consigliere, pena la genuinità della verbalizzazione. Segretario, non alzi la voce. No, mi scusi, non intendevo. No, non alzi la voce, sa perché? Perché io delle voci alte non ho mai avuto paura. No, ma neanche io, non si preoccupa. Non era per incuterle timori. Quindi, siccome io non ho mai. Non era per incuterle timori. Non ho capito. Non era per incuterle timori, ci mancherebbe altro. Allora, non alzi la voce, perché non c'è necessità. Quindi, a questo punto, io ho scritto al segretario. Però non dica che il segretario deve verbalizzare un video, perché da un esperto di verbalizzazione come lei non me l'aspetto. Io non ho detto di verbalizzare un video. Io ho detto che lei poteva scrivere: il Presidente sospende la parola al consigliere Abbate, gli concede un altro minuto, dopodiché gli toglie la parola. Non ha e detto il consigliere Abbate abbandona. Non ha detto di concedere un altro minuto, non è vero quello che sta dicendo. Non è vero. Mi ha concesso di fatto un altro minuto, gli di concede fatto, altro non tempo. È che contava, poteva scrivere e sì. Concede altro tempo. Sì, consigliere Abbate, lei mi ha mai contestato che non l'avevo fatta parlare? No, assolutamente no, perché io non contesto in diretta. Io non contesto in diretta, perché in diretta sceneggiate non ne faccio. Prendo atto del suo messaggio e me ne sono andato. Dopodiché ho scritto al prefetto e non soltanto al prefetto. Questa mattina io ho invitata, questa mattina io l'ho invitata a poter utilizzare il residuo che in quella data non gli ho dato, ok? Perché io ho ammesso che con l'orologio vi è stata una mancanza di 140 secondi. Difatti stamattina lei può notare in aula un orologio ben evidente a tutti, così evitiamo che i 140 secondi possano diventare un problema di Stato. Così no. Facendo... Io stamattina voglio chiudere questa cosa perché veramente sta diventando ridicola, per come la sta mettendo in discussione. La prego veramente, perché lei ha fatto il Presidente del Consiglio e questi dettagli non l'ha mai osservato. Io in qualità di consigliere comunale che stavo dove sta seduto lei,
Non mi sono mai permesso di fare queste barzellette. Ma lei sta continuando a scherzare? No, lei sta continuando a ridicolizzare allora un assiste. Allora che vogliamo fare? Non ho capito. Mi vuol far continuare tu a parlare? Di quello che lei sta facendo, oltre a farlo qua e a mandare il tutto al signor prefetto, non credo che... Vuole andare in altre sedi, vada dove vuole. Io intanto applico il regolamento e le dico, può utilizzare quella mancanza che con un orologio normale ho fatto un errore di calcolo. In questo momento il calcolo è 140 secondi, gliele consento. Grazie. Allora, Presidente, la sua offerta dei 140 secondi se la può tenere, non mi serve. Devo continuare. Devo continuare nell'intervento, a meno che quando lei giudicherà di nuovo opportuno togliermi la parola. Quindi lei aveva e ha l'obbligo di trascrivere, caro segretario, gentilissimo. Mi dica in base a quale norma? In base al regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale. 62,3, 62,3, glielo dico io. In base a copiosa giurisprudenza. Me lo legge per cortesia. Me lo legge per cortesia. E mi dica pure la giurisprudenza, mi fa una cortesia. Se vogliamo continuare così, io sono a disposizione. Guardi, segretario, che stancare una persona di 69 anni non è facile. Che quella persona è provata, è esperta. Non è facile. Non è facile, no, no. Non si ci si... Non si ci provi, perché non è facile scoraggiare una persona di 69 anni. Posso continuare? Segretario, già è la terza volta che sto offendendo lei e poi dice praticamente che non vuole ricevere offese. Io sto dando solo, a mio modo di vedere, solo e soltanto esempio di chiarezza. Ne sono convinto. Va bene? Possiamo continuare? Quando mi vuol togliere la parola, ancora oggi lo faccia, vede? Allora, quando mi tocca ancora? E allora che vuol fare? Faccia quello che vuole, lo faccia, forza! Lo faccia! Allora, mi dia la parola! Io? No, a mio modo di vedere non è trascorso, sempre che è trascorso mi tolga la parola. Vado avanti, quindi questo è l'invito che ho rivolto al segretario. Nello scorso seduta consiliare vengono in approvazione i verbali della seduta precedente. Nel venire in approvazione i verbali della seduta precedente, il Presidente del Consiglio Comunale, dopo aver letto la copiosa nota di risposta preparata dal segretario alla mia richiesta di correzione, a un certo punto chiama l'Aula a votare. Chiama l'Aula a votare e dice quindi siete favorevoli o contrari alla correzione proposta dal consigliere Abate. L'Aula, tranne il voto di astensione per pura formalità da parte del Presidente, e il voto di astensione da parte, no, chiedo scusa, forse Gisella Bottici ha votato addirittura a favore, quindi tutta l'Aula vota praticamente contrario, cioè come se l'Aula conoscesse la mia richiesta. Evidentemente il segretario molto probabilmente l'aveva mandata a tutti voi consiglieri comunali la mia richiesta, eppure la mia richiesta è scritta qui, è documentata qui, è stata depositata a chi doveva essere depositata. Allora, quindi la conoscevate in un momento in cui il Presidente ve l'ha portata. E sapete che l'Aula vota in modo contrario, cioè dicendo no, Abate non ha ragione per noi, quindi siamo contrari. Fra questi vi era un consigliere comunale che la volta scorsa non era presente, il consigliere Russo. Quindi quel povero consigliere Russo che la volta scorsa non era presente quando accaddero questi fatti, evidentemente si fida ciecamente di quando gli è stato riferito e sparato, dice no, contrario. Dopodiché si passa all'approvazione dei verbali, quindi così non corretti, all'approvazione dei verbali così non corretti, e Russo, ancorché sempre assente alla volta scorsa, praticamente pari pari vota approvati i verbali. Se questo non è un credo, io non so che cosa possa essere.
Quindi, mi toglie la parola. Allora, segretario, verbalizzi che mi toglie la parola il presidente. Si segni tutti i minuti che vuole. Allora, passiamo, come ho anticipato, trasformiamo all'ordine del giorno, al punto 1, l'approvazione del verbale delle sedute precedenti del 21 maggio 2019 e del 31 maggio 2019 a quella della seduta del 1 luglio 2019. Chi è favorevole? Astenuti? Contrari? Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Allora, quello che è l'argomento dell'ordine del giorno riguarda uno dei documenti contabili più importanti previsti dalla normativa in materia di enti locali e riguarda appunto il rendiconto dell'esercizio 2018, ossia con questo documento l'amministrazione dà il conto di quella che è stata la gestione dell'esercizio precedente. La relazione di questo rendiconto quest'anno è stata un attimino articolata, nel senso che siamo, rispetto a quella che è la scadenza prevista dal testo unico, siamo in ritardo. È un ritardo che anche gli altri anni era avvenuto, ossia si era approvato con qualche giorno di ritardo rispetto alla scadenza prevista. Anche se quest'altra volta non aveva fatto tanto scalpore come in questa occasione. Comunque, come dicevo, il rendiconto appunto dà il conto di quella che è stata la gestione dell'esercizio 2018. L'esercizio 2018 si chiude con un avanzo della gestione di competenza di 8.532.000 euro e con un avanzo, con un risultato di amministrazione di 23.247.000 euro. Questo nonostante, diciamo, uno dei motivi che aveva fatto anche tardare l'approvazione, nonostante varie vicissitudini che ha interessato l'ente negli ultimi tempi, anche il bilancio di previsione, i lavori persi con il bilancio di redazione del bilancio di previsione avevano fatto tardare la redazione del consuntivo. Uno dei motivi per il ritardo è il fatto che il 17 aprile del 2019 l'Agenzia delle Entrate della riscossione Ex Equitalia comunica all'ente di aver provveduto allo stralcio, all'eliminazione, in base alla legge 145 del 2018, la cosiddetta legge della pace fiscale, aver eliminato posizioni di contribuenti che non avevano pagato tributi comunali dell'importo fino a 1.000 euro
relativa a cartelle di pagamento notificate entro il 31 dicembre 2010. L'ammontare di questa eliminazione è pari a circa 3 milioni e mezzo. Allora, ci siamo resi conto subito con l'ufficio finanziario della drammaticità, della difficoltà in cui per poter eventualmente definire il consuntivo. Anche se poi, questa è una notizia di qualche giorno fa, quando l'altro giorno il Parlamento ha approvato la legge di conversione del cosiddetto decreto crescita, ha poi precisato che gli effetti di questa cancellazione di questi residui attivi nei bilanci degli enti locali si sarebbero poi visti in sede di approvazione del rendiconto 2019, però noi come amministrazione non ce la siamo sentite di rischiare, abbiamo comunque provveduto all'eliminazione dal conto del bilancio di questi residui, e nonostante questo, nonostante la norma poi abbia dato la possibilità di poter spalmare l'eventuale disavanzo che si sarebbe creato da questa eliminazione in 5 anni, fortunatamente non ce n'è stato bisogno, e comunque quindi abbiamo messo in sicurezza il bilancio anche in anticipo rispetto a quello che poi definitivamente la norma ha specificato. Abbiamo avuto un'altra novità che c'è stato, e quest'anno è la prima volta che si applicano in sede di approvazione del consuntivo dei nuovi parametri di deficitarietà, ossia sono stati approvati da parte del Parlamento dei nuovi parametri, sono dei parametri che hanno sostituito quelli che per circa un decennio hanno accompagnato la redazione dei consuntivi. E fino all'anno scorso si teneva conto di 10 parametri di deficitarietà, da quest'anno se ne tengono conto di 8, e dal risultato di questi parametri, fino a quello dell'anno scorso un ente veniva considerato deficitario o che non rispettava i parametri qualora appunto non ci fossero stati almeno 5 parametri su 10 che non venivano rispettati. Quest'anno la situazione è migliorata, nel senso che l'ente non rispetta 2 degli 8 parametri, e per poter essere considerato deficitariamente strutturale bisognava non superarne 5. Per il resto, nonostante, dicevo, abbiamo chiuso con un avanzo di amministrazione in netto miglioramento rispetto a quello dell'esercizio precedente, nonostante nel corso dell'esercizio 2018 abbiamo dovuto affrontare circa 1 milione di euro in più di spese correnti, dovute per la maggior parte a spese postali per la trasmissione delle multe stradali e al riconoscimento di debiti fuori bilancio e alla transazione di debitorie pregresse, quindi è una parte che il settore contenzioso ha avuto un incremento di spesa rispetto all'esercizio 2017. L'avanzo è stato poi è stato ripartito nel fondo pluriennale vincolato, sono stati accantonati nel rispetto di quello che la norma il cosiddetto fondo credito di dubbia esigibilità, e quindi posso con tranquillità affermare che il bilancio è in equilibrio. La criticità sta nel fatto, come giustamente osservano i revisori, sta nel fatto, come giustamente abbiamo avuto già modo di affrontare in questo Consiglio, l'ente è in crisi di liquidità di cassa. Il Collegio dei Revisori ci invita a predisporre tutte le azioni utili ad accelerare le entrate, quindi questo posso dire che in effetti a breve verrà assegnata la gara che è stata svolta per l'affidamento della riscossione coattiva, quindi noi ci auguriamo effettivamente che subito dopo l'estate la nuova azienda si metterà in moto e quindi potrà cercare di far accelerare di quelle che sono le entrate, che quindi il recupero di quelle che sono state i mancati pagamenti dei tributi comunali. Voglio cogliere l'occasione di ricordare ai contribuenti, ai cittadini,
che questa amministrazione, quindi casomai prima di aspettare che l'azienda che sa alla quale è stata affidata la discussione mette in atto dei provvedimenti casomai anche drastici con aggravio di spese, voglio ricordare ai cittadini e ai contribuenti che questa amministrazione in passato aveva approvato due provvedimenti, quale il ravvedimento operoso lungo e quale la ratizzazione dei tributi, quindi voglio spronare i cittadini casomai ad approfittare di questi due strumenti prima che appunto poi non ci sia più nulla da fare e poi l'agenzia, l'azienda che avrà affidato la gara non potrà fare nessuna applicazione di riduzione sulle sanzioni e quando presso. Detto questo chiedo l'approvazione della proposta di deliberazione. Grazie Assessore, ci sono interventi. Consigliere Abate, prego. 11:28. Presidente, io mi auguro che lei nel rendiconto non applichi i 10 minuti previsti. Come da regolamento si raddoppiano i minuti e lei ha a disposizione il doppio di quelli che sono previsti penso in una proposta normale. Penso che non Presidente. Sono sufficienti nemmeno il abbiamo doppio studiato, per... Presidente, ex Presidente del Consiglio Abate. Abbiamo studiato. Le concedo il doppio del tempo, prego. Evidentemente non sono stato chiaro. L'ex presidente non è stato chiaro. Allora l'ex presidente dice che nel rendiconto di gestione, secondo me, non ci dovrebbe essere addirittura un limite, così come nel bilancio di previsione. Se lei però ritiene. Ma lei che fa le leggi sempre come lei ritiene opportuno. L'articolo 54. Comma 8. I termini di tempo previsti dai comma precedenti, che sono quelli della normale proposta, okay, sono raddoppiati per la discussione generale alle linee programmatiche di mandato al bilancio preventivo al rendiconto del bilancio. Ok? Io applico quello che è il funzionamento del regolamento. Presidente, mi consente che mi bevo un sorso di caffè? Certo. Me l'ha offerto Salvatore Coppola, lo ringraziamo. Non viene computato questo tempo, non si preoccupi. Presidente, lei è stata stamattina che insieme a qualche altro sta facendo un po' di spirito in più per quanto ne possa essere consentito alla sua figura. Ma lo faccia, se le fa piacere lo faccia. Se questo le dà soddisfazione. Se lei ritiene che io faccia qualcosa, lo denuncia anche questo, perché ormai è sua abitudine. Presidente, sto dicendo ancora una volta che lei evidentemente questa mattina vuole peccare praticamente di saccenderia. Io denuncerò tutti i comportamenti che sono contrari alla democrazia e lo continuerò sempre a fare, l'ho sempre fatto e lo continuerò sempre a fare. E lo dovrà fare, poi ci sarà chi dovrà giudicare. E certamente non mi intimorisce la sua saccenderia. Le stavo dicendo e continuo a dirlo pur accreditandomi il tempo, quindi perdendo il mio tempo. Le stavo dicendo che ho assistito, assisto e molto probabilmente assisterò a continui consigli comunali sul rendiconto che durano giornate intere, nottate. Lei ritiene che in questo comune sul rendiconto di gestione, peraltro in netto ritardo, debba essere concesso il doppio del tempo, così come dice il regolamento, ne ha facoltà, lo faccia. Continua a mistificare, perché quando lei prende visione di qualche consiglio comunale dove si fanno le nottate, forse gli interventi sono più di uno, sono molteplici gli interventi, pertanto si sommano e fanno le 3, 4, 5, 6, 7 ore che lei sta menzionando, oppure trova qualche consiglio che viene dato a un singolo consigliere 5 ore, 4 ore di tempo per farlo durare così lungo. Anche quelle delle 4 ore al consigliere che giustamente ha da osservare sul rendiconto. È nell'interesse comune dei cittadini da noi amministrati. Ho capito, allora dobbiamo fare una bella proposta di modifica al regolamento. Lei ha fatto già il Presidente del Consiglio e non ci aveva pensato in quel periodo. Ex Presidente del Consiglio, non ci ha pensato di modificare questo punto. Mi faccia la proposta, la porta nella Commissione Consiliare Permanente e il Consiglio con una proposta io la metto all'ordine del giorno sicuramente. Io non le faccio nessuna proposta e credo praticamente di continuare. Quando lei mi vuole interrompere, così come ha fatto altre volte... È concessa a lei i 20 minuti come da regolamento. 10 più 10 perché si raddoppiano. Prego.
Allora, ancora una volta inizio l'argomento dicendo siamo nel cuore di un argomento proposto dall'assessore Mutaripassi. Ancora una volta mi verrebbe voglia di reiterare lo stesso discorso che iniziai e che fu in cui fu interrotto, ma data l'importanza di questo rendiconto rinvierò questa resa dei conti sulla democrazia consiliare alla prossima seduta consiliare. Per adesso parleremo del rendiconto. Chiaramente il tempo che sarà richiesto io me lo prenderò, perché penso di voler capire perché questo rendiconto del 2018 è stato redatto e approvato dalla Giunta in questo modo. Se ne ho facoltà di tempo, bene, altrimenti vuol dire che lo comprenderò con altre modalità. Allora, la prima cosa che le chiedo, assessore Roberto Mutaripassi, mi faccia la cortesia, non perché ne ha l'obbligo, ma penso praticamente di voler capire meglio veramente io, perché la delibera di Giunta numero 163 del 6 giugno 2019, quella con cui la Giunta Comunale di Agropoli approvò lo schema di rendiconto, è stata poi sostituita il 18 giugno dello stesso anno con la delibera numero 174. Me lo dica in parole chiare ed inequivocabili. Presidente, se lei deve annotare che in questo momento vengo interrotto perché ho dato i tempi, lo faccia. Ok, vuole la risposta in diretta. Prego, perché consigliere Mutaripassi, se no diventa un casino. Va bene. Perché in quell'occasione, con la presenza del Collegio dei Revisori dei Conti che stavano lasciando il parere, ci siamo resi conto che a causa di un cattivo funzionamento del software di contabilità, nella redazione della prima elaborato, ci erano state riscontrate dei dati non rappresentativi di quelli che erano la realtà dei fatti, e se ne è preso conto e quindi si è proceduto alla correzione, all'annullamento della precedente delibera e alla correzione con la presenza del Collegio dei Revisori. Prego, consigliere Abate, un minuto. Va bene. In più. Allora, il Collegio, innanzitutto, nell'esaminare il rendiconto di gestione del 2018, inizia subito con rilevare che vi è un'anticipazione di tesoreria non restituita di 8.107.194. Con questa primaria specificazione il Collegio scrive sul suo parere di aver rilevato che l'ente versa in una situazione di cassa molto critica, in quanto oltre a chiudere con una forte anticipazione non restituita, ha anche anticipato fondi, ha anche utilizzato fondi vincolati pari a 3.778.000. Cosa questa che ha confermato anche l'assessore, ma è un rilievo comunque molto molto attento che ha fatto il Collegio dei Revisori. Poi il Collegio, assessore, rileva che in realtà partecipano al rendiconto, quindi al saldo, numerose entrate non ricorrenti che nella sostanza vanno a coprire spese correnti. E questo chiaramente è una grave anomalia, perché utilizzare somme non ricorrenti, entrate non ricorrenti, per coprire parte corrente, secondo giustamente il Collegio, ma penso anche secondo uno di noi, che è uno della città che non capisce un granché di conti economici, però dice giustamente che l'eccezionalità non potrebbe coprire e non deve coprire la normalità. E se questo si ripete nel corso degli anni, bisogna ovviamente prendere seri provvedimenti. E lo segnala. Poi dice le entrate per recupero e evasione. Assessore, mi risulta che il Collegio ha rilevato che a fronte di un accertamento di competenza di 1.729.000 euro si è avuto una riscossione timida di appena 27.000 euro, cioè l'1,58%, con un residuo quindi di un altro 1.700.000. Questo per ICI e IMO. Quindi certamente di 1.729 andiamo in riscossione e recuperiamo appena 27.000 euro. Per Tarsu e Tasi, a fronte di un accertamento di competenza di 1.400.000,
si è avuta una discussione di 125.000 euro, cioè appena anche qui l'8,50%. Quindi il collegio rileva che la movimentazione delle somme è rimasto al residuo, quindi sono per noi un residuo per questo recupero dell'evasione. Teniamo residui attivi di ben 6.882.000. Riscossi di questi 6.882.000 appena 323.000 euro, cioè appena il 4,70%. Quindi i residui conservati nel 2018 da 6.800 sono scesi appena appena a 6.500. Però si sommano i residui della competenza di un altro 1.700.000. Quindi arriviamo a un residuo totale di 8.260.000, cioè siamo aumentati rispetto all'inizio dell'anno di un altro 20%. Questo lo possiamo ripetere, e io mi ero documentato per poterlo illustrare alla città, ma dati i tempi ristretti cercherò di abbreviare leggermente, però devo comunque praticamente dare atto che questo andava detto. Allora, tutto questo si ripete non soltanto per ICI, IMU, TASSO oppure TARI, come la vogliamo richiamare, ma si ripete per i permessi di costruire, per le sanzioni amministrative, violazione al codice della strada, per fitti comunali, si ripete un po' per tutto. Cioè praticamente il riscosso è molto molto esiguo. Veramente vi devo dire la verità, il collegio dei revisori usa eufemismi, ma veri e propri, cioè come se fosse praticamente, diciamo, a salvaguardare l'amministrazione, così mi è sembrato, lo dico pubblicamente. C'è un eufemismo, dice le riscossioni sono molto basse, cioè riscuotere appena l'1,58% per ICI e IMO, cioè 27.000 euro rispetto a un accertato di 1.700.000, dice sono bassi. Io direi, e penso di non offendere nessuno perché sto cercando di parlare nell'interesse dei cittadini, io direi addirittura una riscossione ridicola, non bassa, è una riscossione ridicola. E ovviamente la solita risposta che giustamente ho sempre ricevuto dall'amministrazione è stata quella di dire: ma noi non vogliamo vessare i cittadini, gli vogliamo dare più tempo. Beh, vi devo dire la verità, questa storiella ormai stereotipata nella mente e nella bocca degli amministratori che intendono giustificare questa mancata riscossione a me non fa più piacere, ma non fa più piacere per un semplicissimo motivo, perché giustamente ci stanno cittadini che correttamente fanno qualsiasi sacrificio per pagare e poi si devono sorbire praticamente anche i ritardi. Perché si subiscono i ritardi? Si subiscono i ritardi degli altri, in quanto comunque questo incide praticamente in tutto il meccanismo di un bilancio e di un rendiconto. Quindi questi cittadini, a mio modo di vedere, dicono sì, se tutta più io devo fare un'elargizione di temporale che mi comporta un danno, vorrei deciderlo insieme, vorrei condividerlo, ma non vorrei che mi venisse imposto da un amministratore, perché a questo punto sono propenso più a pensare che sia un amministratore incapace di gestire i fondi pubblici. Dalla verifica a campione dei residui attivi, i revisori ne estrapolano sempre con il solito eufemismo un risultato e dice a noi del collegio, dopo aver estrapolato questo risultato ve lo preannuncio così velocemente, che ci stanno ancora residui ICI 2.002.000, IMU 7.100.000, TARI 5.200.000, trasferimenti elettrici 47.000 euro, contributi regionali 727.000 euro, sanzioni al codice della strada 9.962.000 euro, quindi residui di 9.962.000, acquedotto 1.100.000, insomma per un totale di 26 milioni. E dice il collegio dei revisori su questa nota
che invita l'organo di revisione, cioè invita noi consiglieri comunali, verificate di continuo la concreta possibilità di riscossione. In che modo, veramente mi è difficile capirlo e comprenderlo, in che modo noi possiamo verificare, perché appena ci permettiamo di dire che le cose non vanno bene, siamo accusati in malo modo. E penso che sui social potrete leggerne di tante. Eppure siamo noi chiamati ad approvare, quindi siamo noi chiamati a vigilare. E giustamente i consiglieri comunali si pigliano la responsabilità di approvare e quindi è giusto che debbano vigilare. Poi andiamo a un altro capitolo importantissimo. I debiti fuori bilancio. Il Collegio scrive che dopo la chiusura dell'esercizio, qui Assessore, se mi può stare un attimo poi dietro, è questo, cioè dice dopo la chiusura... Sto dietro sempre, consigliere, quando vuole posso rispondere in qualsiasi modo. Certo. Dice dopo la chiusura del bilancio e entro la data di questo rendiconto, dice il Collegio, sono stati riconosciuti i debiti fuori bilancio per appena 96.000 euro nella delibera di Consiglio Comunale del 21 maggio, ma sono stati segnalati, dice, debiti ancora per 500.000 euro. Per tale aspetto, leggo le frasi che ha scritto il Collegio, per tale aspetto, veramente vi devo dire la verità, a mio modo di vedere penso che non ci sarebbe nulla da ridere, però evidentemente qualcuno preferisce mantenere la mattinata così. Per tale aspetto il Collegio ritiene di avviare le necessarie procedure finalizzate a prevenire e ridurre i riconoscimenti dei debiti fuori bilancio ed invita gli organi di indirizzo politico istituzionale, cioè a noi consiglieri, a monitorare senza soluzione di continuità l'emergere di debiti fuori bilancio, anche se solo in fieri, quindi anche se solo in una fase di lontana formazione, in quanto sono particolarmente pericolosi in questo contesto di bilancio con equilibri molto delicati. Quindi questa è una raccomandazione pesante che il Collegio dei Revisori fa a noi consiglieri comunali. A questo punto chiedo all'Assessore, se poi se lo vuole annotare, ma anche e soprattutto, però devo dire la verità, Assessore, non tanto a lei che giustamente fa il suo lavoro, ma quanto al Collegio dei Revisori che avrebbe, e dico in modo chiaro ed esplicito, che avrebbe dovuto controllare. Perché questa famosa delibera di cui l'avevo chiesto prima, che è stata rimodulata, rifatta e riproposta il 18 giugno, la numero 174, perché non ha tenuto conto di questi ulteriori debiti fuori bilancio? Eppure era stata fatta il 18, se era quella del 6, beh, ma il 18, sa perché? Margherita Feniello, la dirigente, signora Margherita Feniello, attesta in una nota, quindi prima della delibera del 18/6/2019, attesta l'esistenza di debiti fuori bilancio per ancora circa 425.000 euro. E questa riporta la data del 13 giugno, cioè una settimana dopo la prima delibera, ma prima di quella del 18. Gaetano Cerminara, funzionario responsabile del settore tecnico, attesta l'esistenza di un debito di 136.000 euro e 503.000, addirittura al 26 marzo 2019 accerta questo debito, cioè 3 mesi prima della delibera richiamata. Ho l'impressione, se non la certezza, che il Collegio ha voluto ignorare la non avvenuta trascrizione di questi dati nella delibera 174. Ho l'impressione, forse la certezza, che il Collegio li ha voluti ignorare. Perciò poi arriva la raccomandazione. Vi raccomando, consiglieri, vigilate che i debiti fuori bilancio, anche se in fieri, anche se in formazione, intervenite subito. Mettete in mano annanzi e arrestateli, evidentemente. Non c'è capito che ha fatto. La mancata trascrizione in delibera di giunta comunale di questi dati sui debiti fuori bilancio non è da sottovalutare. Anzi, vi devo dire la verità,
ritengo che se fossero stati inseriti, molto probabilmente il rendiconto avrebbe ricevuto una sofferenza notevole, non so come sarebbe poi finita. Io dico che questo eufemismo, però, che usa sempre di continuo il Collegio dei Tesori, poche riscossioni, vigilate che non si formano altri debiti anche se in fiere, per me, a mio modo di vedere, e non sono un avvocato, giuridicamente parlarmi, è un eufemismo colpevole. Cioè, come si fa l'omicidio colposo? Così esiste l'eufemismo colpevole. Cioè, come si dire, sto per dire tante cose, ma non ho il coraggio di volerlo dire. Poi, infine, ma non per ultimo di importanza, per quanto attiene lo stato patrimoniale, il Collegio rileva che l'ente non ha provveduto ad aggiornare l'inventario dei beni immobili al 31/12/2018, perché non ha avuto evidentemente le possibilità di aggiornare. Poi fa rilevare anche che il conto economico per lo stato patrimoniale è lo stesso carente di tutte le informazioni utili. Pertanto, dice il Collegio, e qui eufemismo ancora più colpevole, pertanto non risulta possibile a Collegio fare le opportune verifiche. Cioè, noi in questa relazione leggiamo che il Collegio dichiara di non aver potuto fare le opportune verifiche sullo stato patrimoniale e sul conto economico. Invece a me risulta, perciò avevo fatto la domanda all'inizio all'assessore, a me risulta che nella delibera 174 c'era scritto che si riformulava questa deliberazione, atteso è stata approvata la relazione illustrativa, dato atto che si è reso necessario aggiornare la relazione con il contenuto del conto economico e lo stato patrimoniale, nonché a seguito di direttive. Quindi questa delibera viene fatta proprio per aggiornare il conto economico e lo stato patrimoniale, dice l'abbiamo fatta un'altra, proprio perché volevamo aggiornare, eppure il Collegio dei Revisori, con il solito eufemismo colpevole, dice noi non teniamo elementi perché non è stato aggiornato lo stato patrimoniale. Quindi esprimo un serio, atroce dubbio sul parere poi positivo finale, perché il parere positivo finale condizionato a tutti questi eufemismi colpevoli, secondo me, è molto molto diverso da quello che è la realtà. Come ben vede, Presidente, io mi sono mantenuto nei tempi perché giustamente avevo interesse a voler cercare di far capire a me, ai miei colleghi e a qualcuno del pubblico le condizioni di questo rendiconto 2018. Però chiaramente ho dovuto abbreviare molto e ne è andata di mezzo la bontà di uno che è consigliere comunale, in materia ignorante, però cerca di applicarsi. Chiaramente arriverà sempre qualcuno che dirà ma tu sei ignorante veramente, perché tutte queste cose che hai detto non hanno alcun significato per noi, contiamo noi, noi abbiamo fatto, noi abbiamo praticamente proposto e noi siamo tutto. Aspetto sue risposte. Grazie consigliere, prego assessore Motoripassi. Sì, cerco di seguire l'ordine con le quali lei ha manifestato i dubbi e le perplessità. Circa il primo dubbio, se non ricordo male, è quello relativo alle entrate, cosiddette entrate non ricorrenti. Voglio ricordare che lo stesso Collegio dei Revisori, sottostante la tabella indicata a pagina 19, indica: il Collegio ricorda che l'articolo 25,1 della legge 31 dicembre 2009 le entrate ricorrenti possono essere definite a regime un'entrata che si presenta con continuità in almeno 5 esercizi. Quindi lo stesso Collegio dei Revisori indica tra le entrate non ricorrenti le entrate da titoli abitativi edilizi, quando questo Consiglio si ricorderà che noi sono anni che nel bilancio mettiamo entrate di questo tipo, indica il recupero dell'evasione tributaria, da che mi ricordo io ogni anno c'è stata un'entrata di questo tipo, e indica le sanzioni a violazione al codice della strada, da che mi ricordo io sono anni che si discute di violazione al codice della strada. Quindi prede sottoscritto, e come dice la legge non sarebbero da considerarsi entrate non ripetitive, ma comunque a maggior ragione, a maggiore tranquillità voglio dire che
A fronte di circa 3 milioni e 100 di entrate previste di questo genere, in bilancio è accantonata una somma di circa 2 milioni e mezzo di quale fondo crediti di dubbia esigibilità. Quindi l'effetto negativo, che qualora queste entrate non si verificassero, sarebbe notevolmente limitato. Facciamo concludere, poi lei già nella... No, ripeto, se è necessità, ripeto, con... Sì. Fondo credito di dubbia esigibilità. Sì. Che dipendono proprio da quel cattivo... Ma per, dipendono... Perfetto, però io le devo... No, no, no. Sono impegnati quelli. Sono impegnati. Cioè, quindi dobbiamo prevedere, anzi mica piccola. No, segretario, io voglio vedere questo. Se io devo comunque costituire dei fondi crediti di esercizio, perché ho bisogno di... Allora, la legge con la... Se questa entrata è del tutto fantasiosa, anche il credito di esercizio... No, no, no. Allora no, volevo fare una precisazione a riguardo, visto che ci sta giustamente anche soprattutto per chi ci ascolta da casa. Con la riforma della contabilità finanziaria, la normativa ha imposto agli enti appunto di creare il fondo, il cosiddetto fondo di credito di dubbia esigibilità, i quali si nascono proprio per il fatto della difficoltà che hanno gli enti nel riscuotere le proprie entrate comunali. Quindi a fronte di una tardività nella riscossione delle entrate, gli enti sono stati posti sono stati obbligati a costituire questo fondo e sono in percentuale, ossia sono percentuali che impone la legge e rappresentano l'85% dei residui, quindi non delle entrate dell'esercizio, ma il fondo credito per esercizio derivano da quelli che sono i residui non riscossi. Di conseguenza, come dicevo prima, la mancata, eventuale mancata riscossione di queste entrate non previste, che poi adesso costituiscono residui, l'incidenza sarebbe notevolmente ridotta, appunto, visto che di pari passi, se si toglie le entrate residuative, si toglierebbe dal conto del bilancio, dal bilancio nella sezione passiva il relativo fondo credito di dubbia esigibilità. Per quanto riguarda invece, lei parlava, consigliere, dei residui di competenza in merito agli accertamenti. Lei, nonostante appunto, non è stata mai nascosta la difficoltà dell'ente nel discutere, dovuta soprattutto al fatto che è da circa 2 anni che noi non abbiamo una società affidataria per la riscossione dei tributi, soprattutto i ruoli coattivi. Per quanto riguarda i residui di competenza e quindi le entrate di competenza, sono visibili al rendiconto, perché lei si ricorderà che gli accertamenti vengono concentrati per la maggior parte, se non dalla totalità, a fine anno. Quindi lei si renderà conto che un avviso di accertamento è notificato a novembre, a dicembre, i contribuenti hanno 60 giorni di tempo per pagare, quindi la relativa entrata, la relativa riscossione è notevolmente inferiore a quella che è stato l'accertato. Di conseguenza, dicevo prima, è collegato invece ai residui. Qui la scarsa capacità di riscossione, come dicevo prima, è dovuta al fatto che l'ente da giugno del 2017 non è dotato di un'azienda, di una società di riscossione, e noi quindi speriamo a breve, che entro l'estate, di affidare questo incarico, in modo che così si possa invertire questo trend negativo. Per quanto riguarda invece i debiti fuori bilancio, qua il discorso da fare è un attimino diverso. Noi nell'esercizio 2018, come hanno attestato i revisori, noi abbiamo riconosciuto e impegnato i debiti fuori bilancio che si sono verificati nel corso del 2018. I debiti fuori bilancio che si verificheranno e verranno riconosciuti nel 2019, come dice la normativa, dovranno essere impegnati e riconosciuti nell'esercizio 2019. E lo stesso... No.
sono segnalati, ma dice pure che... Sono segnalati, ma sono perfetto. 31, 12, 2018. No, sono potenziali. Sono potenziali, perché sono dovute a... Ma potenziale perché, scusate, io leggo la nota della sì. Dice al 31-18 sono formati questi tempi. Poi leggo quelle altre note che sono tutte note al 31-18 non tengo tempi. Va bene, ma quattro persone hanno segnalato che ci sono quei tempi del 31-18. Perfetto. E non si tratta di riconoscere, si tratta di finanziare con le risorse del bilancio corrente. Non essendo stato riconosciuto nell'esercizio 2018, non a caso sarei... ha osservato l'avanzo di amministrazione è stato vincolato per 310.000 euro proprio a far fronte a queste non per polemizzarla, ma perché non riconosce le risorse? Ma mi raccomando, vigilate perché le buoni resti anche se non si perché essere... ci sollecitano a riconoscerli quindi noi lo dobbiamo riconoscere e finanziarli con entrate del bilancio 2019 non con entrate del bilancio 2018 che è un esercizio chiuso. Per quanto riguarda invece, e quindi noi come dicevo, una parte cospicua dell'avanzo, una parte dell'avanzo di circa 310.000 euro è stato vincolato proprio per il riconoscimento di questi debiti potenziali, oltre che già nel bilancio di previsione avevamo già appostato delle risorse al riguardo e lo stesso Collegio dei Visori conosce che già in data 21 maggio avevamo riconosciuto debiti pro bilancio dell'importo di circa 97.000 euro. Infine, per quanto riguarda l'aggiornamento dell'inventario, sì, qui dobbiamo ammettere che a causa di questo malfunzionamento del software di cui parlavo anche in premessa all'introduzione dell'argomento, non ci ha permesso di avere l'inventario aggiornato, però posso ribadire con certezza che i dati contenuti nello stesso inventario sono comunque contenuti nei dati del conto del bilancio. E poi per quanto riguarda il conto economico, lo stesso Collegio dei Revisori riconosce a pagina che c'è stato un miglioramento a pagina 70 della propria relazione che in merito al risultato economico conseguito nel 2018 si rileva un netto miglioramento rispetto al risultato 2017 e si è passati da un risultato negativo a un risultato positivo, quindi il conto economico è stato evidenziato e tenuto conto da parte del Collegio dei Visori. Ci sono interventi, consigliere Abbate? L'unico intervento che posso fare è quello, è che tutte le risposte che mi ha dato l'assessore, ancorché cortese, perché quando devo colpire in modalità e formula di espressione colpisco, ma quando non devo colpire, come in questo caso, che è stato cortese nella risposta, non mi hanno soddisfatto per nulla, non sono per nulla soddisfatto. Non per colpa dell'assessore, il quale è stato bravissimo e cortese nel dare le spiegazioni, ma non sono soddisfatto delle spiegazioni, quindi quale organo di controllo, quale membro organo di controllo, sono seriamente preoccupato. Bene, ci sono altri interventi? Prego, consigliere Cacco. Non so se si sente adesso, quindi dicevo buongiorno a tutti. Siamo alla cosiddetta resa dei conti, rendiconto 2018 e appunto la verifica contabile della gestione dell'ente. Quello che volevo fare io è più una disamina generale, più che dell'aspetto contabile, già analizzato benissimo dal collega Abbate e anche dall'assessore in replica, che ha fatto chiarezza su alcuni luci, anche sulle criticità. Io magari discutendo ripercorro anche questa relazione dei revisori, che per noi è un utile strumento, i relatori sono pagati da questo comune, sono dei nostri consulenti come consiglio comunale e quindi chiaramente dobbiamo prendere come utile spunto della nostra discussione queste note. Però io cercherò di allargare il discorso alla gestione non solo contabile ma anche amministrativa della comunità. Questo per me è il mio primo bilancio completo, perché sono insomma l'altro bilancio di rendiconto era del 2017, parzialmente
gestito dalla precedente amministrazione. Invece con questo rendiconto 2018 ho potuto partecipare dall'incipit della gestione fino alla fine. È stato un lungo percorso, noi abbiamo criticato, abbiamo fatto dei rilievi anche in fase di previsione di questo bilancio, abbiamo indicato delle linee di sviluppo, purtroppo non osservate, ma chiaramente noi dai nostri banchi, contrariamente a quanto si creda, noi possiamo essere meramente che di sollecito, di sprone, poi sta alla maggioranza, all'amministrazione in carica, alla Giunta, dover operare le scelte esecutive, che noi possiamo criticare e discutere, ma chiaramente poi come Consiglio Comunale siamo un ente di controllo, perché spesso si confonde anche il nostro ruolo di consiglieri comunali, e io lo voglio rimarcare, che quello che facciamo togliendo tempo alle nostre famiglie, al nostro lavoro, è meritorio solo per l'impegno che ci mettiamo. E allora scorro rapidamente questa relazione solo negli aspetti fondamentali, perché voglio dire le problematiche del Comune di Agropoli si sono capite. L'anticipazione di liquidità chiaramente il problema non è l'anticipazione come spesso si dice o si fraintende, ma il fatto che l'ente debba costantemente ricorrere a questo scoperto in banca, quindi a risorse bancarie per poter coprire le spese correnti. È un utile strumento, noi non siamo contrari all'anticipazione di liquidità, che è uno strumento utile alla gestione di qualsiasi ente, ancora maggior ragione quella dell'ente pubblico che ha delle volte delle difficoltà di riscossione. Però ad Agropoli mi consente assessore di poter intervenire anche su un suo rilievo, sulla sua parola, che è quella di crisi. Allora io non credo che siamo in una crisi di liquidità a giudicare dall'aspetto contabile, ma in una situazione strutturalmente assestata su una mancanza di liquidità. Ma ripeto, ci sarà il capo dell'ufficio ragioneria, mi correggerà se sbaglio, perché almeno io degli accessi che ho fatti ho spesso e costantemente ritrovato il saldo del conto corrente bancario, ricordo quello del 15 maggio, lo leggiamo insieme al ragioniere, era di addirittura meno 7 milioni e 100 mila euro. Il capo dell'ufficio ragioneria, il dottor Capozzo, mi disse che effettivamente avevamo 300 mila euro, però questi 300 mila euro erano di disponibilità su un massimo scoperto, quindi effettivamente quei 300 mila euro erano ancora di maggiore esposizione bancaria. Molti soldi li prendiamo da soldi vincolati, cioè da soldi, diciamo, da finanziamenti per servizi e opere pubbliche che noi utilizziamo per gestire la liquidità di tutti i giorni, però nel contempo non finanziamo le opere a cui sono realmente destinate, dobbiamo aspettare prima il reintegro con le tasse, o meglio, reintegro con le tasse, o meglio, con l'accertamento delle tasse. E qua un'altra nota dolente. Io adesso non so i tecnicismi della gara che è stata effettuata, chiaramente l'assessore mi deluciderà, perché chiaramente noi abbiamo una grossa differenza tra l'accertato e il riscosso. Non voglio entrare, non voglio fare il professorino, ma l'accertato è quando teoricamente dovremmo incassare e il riscosso è quando praticamente ci entra sul conto corrente, perché tanta gente non vuole pagare, tanta gente non può pagare, società magari possono fallire e persone possono anche passare a miglior vita e quindi lasciare il carico debitorio a carico della comunità. E allora noi abbiamo questa grande difficoltà, tra la differenza tra quanto teoricamente dovremmo incassare e quanto praticamente entra sul conto corrente di banca. È per questo poi che andiamo a scoprire costantemente, lo dico anche ai colleghi consiglieri per magari stimolarli in una discussione, andiamo costantemente in scoperto bancario. Quindi io eliminerei la parola crisi perché richiama ad aspetti temporanei di gestione, un terremoto, un qualcosa di improvviso. Se andiamo a vedere la definizione di crisi, si lega ad aspetti temporanei, e invece, come anche dicono i revisori, i nostri consulenti, rileva che l'ente versa in una situazione di cassa molto critica, in quanto oltre al chiudere con una forte anticipazione non utilizzata, quindi uno scoperto bancario, e non restituita, l'altro fattore importante, perché poi questo scoperto in banca noi al 31-12 dovremmo restituirlo. E purtroppo in questo rendiconto 2018 registriamo che anche i fondi vincolati, ad esempio, non sono stati ripristinati al loro posto. Quindi
Ecco, qua un chiarimento anche da parte mia, senza voler entrare profondamente nel tecnico. Però per quanto leggo dalla relazione di visione, per quanto ne so, l'anticipazione non restituita dovrebbe andare nelle passività del rendiconto 2018, mentre i revisori, i nostri consulenti, ci dicono che questo passaggio non è stato fatto. Non è stato fatto l'anticipazione, lo scoperto bancario non ripristinato entro il 31/12 dovrebbe passare al residuo passivo, debito. Mentre invece i revisori ci dicono che questa operazione non risulta dalla, se vuole le trovo anche la, il passaggio dove consigliere, nel conto del bilancio ci sta una nei debiti ci sta una posta al tal proposito come per la restituzione e anticipazione di liquidità. Vabbè, comunque la sostanza non cambia perché, ripeto, non voglio entrare... Quando riguarda invece... Dobbiamo far capire un po' a tutti quello che sta succedendo su questo comune, perché chiaramente le carte sono sempre a posto, teoricamente devono stare sempre a posto, anche i revisori chiaramente dove possono fare, insomma, dove si possono stringere? Si stringono, hanno dato questo parere in pochissimo tempo, perché era il 16 giugno, se non sbaglio, quando furono contattati da noi, ancora non avevano tutta la documentazione, e ci hanno comunicato che avrebbero impiegato almeno una settimana dalla ricezione di questa documentazione, che poi, per quanto l'abbiamo capito, l'hanno ricevuta tutta, completa, in giornata, il giorno dopo, e poi hanno espresso il parere in poco più di 24 ore, forse anche meno di 24 ore, quindi il giorno 18 mattina erano qua e contestualmente hanno rilasciato questo parere, quindi in tempi molto ristretti, tenendo conto che loro hanno 20 giorni per poter esprimere pareri, quindi sono stati tra l'altro molto generosi, tra l'altro colgo un inciso e dovevo farlo prima ma lo faccio adesso, noi questo bilancio arriva chiaramente con notevole ritardo rispetto alla scadenza, il fatto che anche l'anno scorso e negli anni precedenti sia arrivato oltre scadenza non è un aspetto meritorio e lodevole, è comunque una situazione anche questa di criticità che deve essere risolta prontamente l'anno 21. Approvando il bilancio nei termini. Approvare il bilancio nei termini significa maggiore sicurezza, maggiore stabilità, migliore programmazione, maggiore serenità anche di confronto con l'opposizione politica, che può togliersi dal mezzo dagli aspetti formali, perché noi non ci appassiona il dover rincorrere le autorità giudiziarie, non ci appassiona dover rincorrere gli organi sovraordinati, perché in questa comunità noi viviamo e siamo soggetti alle criticità che noi solleviamo in questa assise, ma viviamo costantemente tutti i giorni, non facciamo così questo per lavoro. Chi toglie tempo alla propria famiglia, alle proprie cose per venire qua a dirle, l'ho detto più volte, purtroppo inutilmente, vuole che ad esempio le criticità delle scuole, dei litorali, delle imprese turistiche migliorino, fatevene un vanto, cioè noi abbiamo anche approvato dei regolamenti, siamo stati sempre propositivi, quindi io vorrei che questa città veramente diventasse il fiore all'occhiello di questo territorio, senza necessariamente dover rincorrere i programmi elettorali anche di altre amministrazioni o di altri comuni. Dovremmo essere noi da traino verso altre realtà e dovremmo essere noi d'esempio, perché credo che questo comune abbia la dignità e la forza di poterlo fare. Detto ciò, ripeto, è inutile dire l'ultima veramente domanda e chiarimento, giusto per far capire ad oggi se si può sapere, ad esempio, o a spanne, quanto abbiamo sul conto corrente, perché tutte le carte vengono sempre, anche l'avanzo di amministrazione, i famosi 23 milioni, si potrebbe pure dire che c'è il disavanzo tecnico degli 8 milioni, sono aspetti contabili e formali che giustamente appassionano i tecnici e i competenti, gli estremamente competenti di questa materia, insomma, i revisori contabili. Noi che facciamo politica dobbiamo essere osservatori del nostro territorio e capire se questioni che veramente riguardano le nostre vite, ad esempio l'ospedale di Agropoli, e noi avevamo chiesto questo consiglio comunale, nulla c'entra col bilancio, però io credo che sia una questione ancora aperta su cui noi dobbiamo galoppare, e adesso non so neanche, avevo suggerito anche delle personalità da invitare, io spero che questo, come siamo rimasti, questo Consiglio Comunale monotematico venga convocato entro la fine di questo mese, sto a mia volta intercettando altre personalità della mia area politica per poterle fare partecipare, però qua dobbiamo fare tutti, ogni consigliere comunale,
comprende la Giunta, il Sindaco, il Presidente del Consiglio, fare la nostra parte e essere determinanti sugli aspetti vitali, perché io non ho più intenzione di infangarmi né di infangare nessuno. Spesse volte veniamo poi da qualche vostro amico giornalista, veniamo pure infangati, giornalista, insomma, qualche scrittore, veniamo infangati rispetto al fatto che noi vogliamo il male di questa città. E allora lo voglio chiedere apertamente: uno che vive la città di Agropoli non può, ne può volere il male, come voler avere il male della propria famiglia, il male della propria casa. E noi lottiamo diametralmente nella posizione opposta. Quindi vi invito, anche quando vi confrontate con questi operatori della comunicazione, a avere un tono, anche voi, visto che noi da tempo non ci confrontiamo con determinate persone, per ovvi motivi, anche porre il dibattito nei confronti dell'opposizione politica in maniera seria e comunque centrata verso i problemi reali della città. Io questo volevo dire. Il mio voto, lo annuncio, sarà contrario, non per i tecnicismi di cui abbiamo analizzato, che comunque sono gravi, perché ripeto, se mi potete dire a fine di questo intervento quanto c'è oggi sul conto corrente in termini di scoperto bancario, sarebbe un'ennesima notizia che questa situazione che affrontiamo non è una crisi, ma una situazione di precarietà contabile ormai che dura da tanto tempo. Grazie Presidente. Grazie consigliere, prego assessore. Non ho contezza precisa di quando sia sul conto corrente oggi, però posso affermare che siamo grosso modo sulla stessa lunghezza d'onda di quello che da un mese fa, però consideri che noi abbiamo 500. Noi abbiamo comunque dovuto far fronte a fine mese alle rate dei mutui, quindi stiamo onorando comunque a quelli che sono gli impegni, quindi pagamento degli stipendi, pagamento dei fornitori, stiamo comunque onorando a quelli che sono gli impegni. Quindi l'augurio è che la situazione di cassa migliori notevolmente appunto nella seconda metà, entro fine anno, nella seconda metà dell'anno. Grazie assessore, ci sono interventi. Prego consigliere Botticchi. Presidente, mi dica, io sì. Lascio l'aula, quando ho terminato il consigliere, se cortesemente mi fa sapere. Ne ha la facoltà, non posso. Prego consigliere Botticchi. Buongiorno a tutti. Giustamente quando non si ha... Lunedì scorso sono stata attaccata duramente, oggi gli argomenti non c'erano per attaccarmi e si lascia l'aula e va bene così, io accetto. Quello, sono un consigliere comunale di Agropoli e faccio il lavoro di consigliere. Consigliere che il 28 dicembre dissi, ma forse quasi inconsapevolmente, consigliere della gente, quindi sono tranquilla. Oggi si parla di bilancio, un bilancio che doveva essere chiuso il 30 aprile, quindi dopo due mesi e mezzo. Io lo chiamo il libro dei sogni, quindi io infatti non l'ho aperto proprio, cioè giusto qualcosa, perché a me i numeri, se uno vuole, 2 più 2, volendo può fare anche 6, non è detto che fa 4 e deve fare. E quindi a me non interessa. Ha esposto bene il collega Abate, ha esposto bene il collega Caccamo e quindi piano piano, affannosamente, si va alla chiusura di questo bilancio, con sofferenza, però ammiro molto l'assessore Mutalipassi e quindi oggi siamo alla fine. Volevo fargli una domanda, assessore, ma in questo bilancio c'è pure il compenso che abbiamo dato all'avvocato Lentini, quanto ci siamo costituiti parte civile per sostenere l'ospedale di Vallo? Ci sono 500 euro, ci sono le firme dell'assessore. Questa delibera la tirai fuori io qualche mese fa, dove la dottoressa Serra non si... Sicuramente ci sta, sono tutti gli impegni che l'ente assume, quando si adotta una delibera di giunta c'è il visto del responsabile del servizio finanziario, quindi nel bilancio ci sta. Mi lasci finire, se no perdo il filo del discorso e devo comunicare bene alle persone, anche perché a me mi resta solo in consiglio comunale, televisione, quindi qua è finito qua, poi devo fare qualche video per comunicare. In questa delibera che io tirai fuori, che poi la dottoressa Serra non si è rivista in questa delibera, e poi è stata mandata via, no? La persona che lascia l'aura poi defenestrò il vice sindaco, questa poi è la libertà, la democrazia, e si dimostra che un sindaco lascia l'aura quando un consigliere di Agropoli, del comune di Agropoli, non è contro nessuno, è solo per difendere i diritti di tutti, e lo faccio con spirito di servizio e con credo, il mio credo.
In questa delibera la dice tutta, qual è l'interesse? Perché oggi abbiamo un bilancio scadente, un bilancio che affannosamente è stato approvato? Ma perché non si lavora bene. Io come in qualità di imprenditrice, per quadrare i conti da 30 anni, per avere sempre la stessa partita IVA e la stessa ragione sociale, è normale, l'entrata e l'uscita. E qua giustamente si lavora malissimo. E dove si è lavorato malissimo? La città di Agropoli ha faccia al mare. Voi immaginate la città di Agropoli che guarda il mare. Ma figuratevi se aveva problemi. Qua si parla sempre, ho incassato questo, ho incassato... Le tasse, cioè le tasse. Ma la città di Agropoli cresceva da sola, bastava rispettare la natura. Non solo si lavora male in comune, si è adoperati anche per deturpare l'aspetto paesaggistico, l'aspetto geografico della città, l'aspetto ambientale, il mare, rovinare le spiagge, quindi si ci è dati molto da fare. Poi un consigliere Botticchio doveva venire qua, alzare la manina, stare zitto perché non deve raccontare. Io racconto le verità, quello che io vedo sotto i miei occhi. Vedere un Lido Azzurro, vedere un ospedale e venderlo e stravenderlo, fare voti in Regione Campania per Vallo, pagare 500 euro all'avvocato Lentini perché difendesse l'ospedale di Vallo, Agropoli doveva essere un semplice spook, che poi neanche lo è, perché se andiamo a verificare insieme una mattina poi vediamo quali servizi sta dando. La gente continua a morire, quindi non abbiamo servizi perché la gente continua a morire. L'altro giorno quella povera amica mia, Isa Russo, in un incidente era arrivata viva a Vallo, parcheggiata in pronto soccorso, poi l'attac, poi visto che ambulanza e via. Le persone vengono trattate come fagotti perché non c'è amore, non c'è sensibilità, non c'è amore per la città di Agropoli, l'amore per la gente. Il consigliere comunale doveva fare questo, questa qui non si doveva mai fare, rifiutare. Quando il signor commissario ad acta, nella persona di Vincenzo De Luca, io non ne faccio delibere. Io assessore, io consigliere, io medico, che c'è anche due medici qua che hanno firmato. Come si fa a fare una delibera? Perché non si riesce mai a fare un consiglio monotematico sui problemi della città? E poi odiate me, odiate in quel modo, attaccata. La gente deve dire in giro che sono pazza perché racconto la verità. Prima Stalin li portava nei gulag, diceva che erano pazzi perché erano oppositori. Oggi fortunatamente sto qua, ringrazio Caccamo, Abate che hanno esposto tecnicamente, io ho rifiutato di leggerlo, io mentre rifiuto di leggere il libro delle favole mi giro la città, quelle poche ore che sottraggo al mio lavoro, perché vivo del mio lavoro, la politica l'ho vista sempre e lo ripeterò sempre finché starò qui. Quando me ne andrò può darsi pure che andrò via, perché tutto è possibile. Mi stancherò, probabilmente non ce la farò più a combattere. Però ricordatevi, Agropoli aveva il mare, aveva le spiagge, aveva un ospedale. Vi siete quasi impegnati a distruggere. È normale che poi le tasse, ma è normale che non si riesce a chiudere un bilancio. Avete l'assessore Mutalipassi che è bravissimo e riesce... Perché ho detto 2 più 2, non è detto che deve far 4. Perché quando tu devi chiudere un qualcosa di importante, i conti devono quadrare. E questa è la vergogna più nera della nostra città. Si poteva amare questa città, si poteva amare. Noi già togliere la parola ospedale, come il 2015, viene De Luca qui, taglia il NAS, fa la campagna elettorale, gli diamo i voti, prende 2.650 voti, ci promette l'ospedale, poi che fa? L'altro giorno viene alla diga lento, dice no, mo vi do i finanziamenti per fare le strade, l'ospedale è accantonato perché mo dice io mi candido e che promette a questo? Ma perché dobbiamo essere scemi? Ma anche a voi, perché voi avete famiglie, voi avete moglie, avete figli, avete mariti, come si fa a non raccontare la presa per i fondelli che noi dobbiamo subire ogni giorno? Tecnicamente hanno esposto loro, io espongo politicamente, giuridicamente, ho una visibilità diversa della città, la piango la mia Agropoli, io sono scesa da Agropoli l'85,
Sono 34 anni, da ragazzina venivo a Agropoli. Perché deturpare anche quello che abbiamo? Perché fare voti per Vallo e non dire io questa delibera mi rifiuto di farla? Perché adesso non si fa un consiglio monotematico? Ma lo dica alle vostre coscienze, magari odiatemi pure perché io parlo, odiatemi perché è un vostro diritto, come diritto mio esporre i miei pensieri liberi dettati da uno spirito osservativo, da uno spirito di sensibilità, di amore per gli altri. Mi dovete deridere, mi dovete disprezzare, ma non mi toglierete mai l'amore per questa città. E vi dico solo, oggi voto contro questo bilancio perché non vi accetto. Accetto la vostra persona, la vostra amicizia, la cordialità, non accetto il vostro comportamento politico e non scendete mai nelle offese personali. Molte volte quando finisce il consiglio comunale e dovete criticarmi, accertatevi che la TV è spenta perché non sta bene. Io con stima e con rispetto a questo consiglio comunale, al presidente, al segretario, al vice segretario, la mia battaglia sarà sempre leale, la farò finché sarò seduta qui, a beneficio del popolo di Agropoli. Oggi ho pianto un figlio di Agropoli, Johnny Maurano, un gran signore, una persona buona, e questo sto male perché Isa magari è stato un atto scellerato perché stare parcheggiata ore a Vallo, invece Johnny è stato sfortunato. Agropoli ha perso due grandi persone, però Isa per me è una morte di mala sanità. Allora mi appello a chi può fare qualcosa, a chi sta a Vallo, a chi fa il medico a Vallo, a chi veramente, glielo dico in via amichevole, in via anche politica, la politica seria. Chi sta al di sopra di noi, non lasciamoci sempre giocare. Non fate in modo che vengano a prendere i voti ad Agropoli e poi ci abbandonano. Io ho le lei di fronte a una spiaggia, difendiamo quello che abbiamo. Come si fanno a pagare i tasse se uno non incassa, se è un mare che fa schifo? Se uno, mi diceva stamattina un albergatore, Gisella, 8 disdette, come farà poi a chiedere, come facciamo a chiedere la tassa di soggiorno? Come facciamo a chiedere, cioè sì, strisce blu, perché strisce blu riusciamo, ma non si fa così. Agropoli è bella, Agropoli è un porto turistico. Cioè Agropoli doveva crescere, andare avanti, no, chi stia amiche, chi c'era un posto, chi c'era un apparacchi, ma che facciamo? La città dell'apparare, lasciate perdere, mi potete chiamare, guarda, se un giorno io vengo a parlare con la maggioranza, mi siedo e parliamo della città di Agropoli. I fatti vostri non mi interessano, in politica non potete curarli. Dovete rinunciare tutti, guardo a lei, mi scusi assessore, mi scusi perché, ma non era riferito a lei e né ad altri. Cerchiamo di aiutare questa città, cerchiamo, perché c'è tanta gente che va nei supermercati, riempie un cestino con 20-25 euro e ci deve mangiare una settimana, assessore. Troppo, io faccio un lavoro un po' strano, vedo la realtà nelle case. Gente che è lontana da questo sistema e non va bene. Nel sistema non devono rimanere sempre i soldi. Cioè l'ospedale, questa qua, la gente se la legge si mette le mani nei capelli, non si fa una delibera del genere. Come si fa a sostenere Vallo quando noi, cioè i cretini del villaggio combattono per l'ospedale, l'Agropoli, però guarda qua, ma non si fa. Dov'è quella persona, De Luca, che ha tagliato il NAS? Dov'è? Perché va a dire che non viene qua adesso che si deve candidare l'anno prossimo? Ma può venire a chiedere i voti però con altre vie, cioè vie diverse. Non si va bene a fare campagna elettorale, non va bene. Io chiudo, mi dispiace, forse sono stata un po' dura, però non voglio che ci debba essere il sentimento dell'odio tra di noi, questo non lo voglio, e quindi cerchiamo di andare d'accordo, però cerchiamo tutti quanti di fare un unico interesse, che è quello della città di Agropoli. Io vi ringrazio e scusatemi. Ok, grazie consigliere, ci sono altri interventi? Prego, prego, un minuto come da regolamento.
Allora, siccome nel corso dell'esposizione ho fatto dei rilievi che sono sicuramente delle accuse mie personali al Collegio dei Revisori, difatti avevo fatto rilevare perché nella delibera di giunta numero 174 il Collegio dei Revisori, la delibera di giunta numero 174 riporta la data del 18 giugno, il parere del Collegio dei Revisori riporta la data del 18 giugno, molto probabilmente stessa ora, molto probabilmente me ne assumo ogni responsabilità e conseguenza azione penale nei miei confronti, riporta la stessa data, forse la stessa ora, perché quindi dice sollecito sta delibera per errori, correzioni, per stato patrimoniale e poi non si rende conto praticamente che manca proprio lo stato patrimoniale. Quindi siccome ho fatto queste accuse, allora io consegnerò queste mie note con queste mie accuse al segretario comunale affinché li possa allegare al verbale di deliberazione e ne consegnerò pari copia accompagnata una relazione alla Corte dei Conti. Grazie. Voto quindi contrario. Grazie consigliere, ci sono altri interventi, prego sindaco. Allora, un breve intervento giusto per insomma chiosare il lavoro che ha fatto l'ufficio finanziario, l'ottimo lavoro che ha fatto l'assessore Mutalipassi. Rispetto al bilancio del Comune di Agropoli se ne sono dette tantissime. Ultimamente in una campagna elettorale di un comune limitrofo è stato addirittura diventato strumento di campagna elettorale per cercare di dimostrare sempre che il Comune di Agropoli avrebbe questi debiti. Ma ancora una volta, anche oggi, noi andiamo ad approvare un bilancio di consuntivo, un conto consuntivo con un più 8 milioni per quel che riguarda l'anno di competenza e più 24 per quel che riguarda la sua complessità. Quindi è giusto, si può dire tutto e il contrario di tutto. I numeri però hanno una loro chiarezza e credo che chi ha onestà intellettuale, anche se sono pochi quelli che l'hanno, non si può dire che il Comune di Agropoli versa in una condizione debitoria né deficitaria. Addirittura un candidato sindaco raccontava che aveva parlato con qualcuno, ricordo nel comizio di chiusura che ho visto su internet, aveva parlato con qualcuno e che nel giro di un mese il Comune di Agropoli sarebbe andato in deficit complessivo. Non so con chi ha parlato, però con chi ha parlato gli ha dato delle informazioni sbagliate. Noi oggi approviamo il conto consuntivo con una positività. Esiste un problema di cassa, l'abbiamo detto tantissime volte, non ci siamo mai nascosti, ma è una cosa diversa un problema di cassa con un problema di bilancio. Bilancio si chiude in maniera positiva, che se ne voglia dire. E rispetto agli interventi dell'opposizione e a ciò che diceva l'opposizione, voglio soltanto osservare e, come dire, correggere alcune cose dette. Innanzitutto il consigliere Caccamo diceva che noi utilizziamo i soldi a destinazione vincolata per pagare le spese correnti e poi non rimettiamo i soldi sul conto corrente. Assolutamente falso, non è così, non c'è stato mai un ritardo rispetto a questo collegato, anche perché dovreste sapere insomma che ormai le determine di liquidazione e le termine di impegno, quando si fanno, hanno in esse un calcolo sul tempo di pagamento e quindi per dare certezza ai pagamenti stessi, quindi è una cosa assolutamente impossibile da fare. D'altra parte non è che l'utilizzo delle somme a destinazione vincolato vanno oltre quello che è il complessivo, la possibilità dell'anticipazione stessa, nel senso non è che se io ho 8 milioni di euro da poter anticipare in banca io faccio 8 più magari quelli a destinazione vincolata, no, perché noi ricordiamo che la possibilità di anticipare i soldi fa riferimento a una parte del bilancio, 3 dodicesimi prima, 4 dodicesimi, insomma è quella la cifra di riferimento, quindi nel suo complesso deve essere quella e non si possono sommare più cose. Quindi quando si utilizzano somme a destinazione vincolate perché in termini di liquidazione queste sono lontane dall'essere messe in opera, lo si fa soltanto per spendere di meno in termini di anticipazione di interesse sul conto corrente, quindi è una pratica virtuosa che fanno tantissimi comuni.
non è un fatto negativo, è un fatto positivo. Non è vero che se una persona muore i debiti rimangono alla comunità, se una muore ci sono gli eredi, quindi un'altra cosa che non è corretta. Rispetto invece al parere dei revisori dato rapidamente, meno di 24 ore, è evidente che i revisori sono venuti più volte nel comune di Agropoli e più volte sono incontrati con l'ufficio di regioneria, più forte sono incontrati con l'assessore, anche con me, e quindi il lavoro sulla preparazione del parere al conto consuntivo è stato avviato nel tempo, non è che avviene tout court, lo si fa anche per parti, per comparti, e quindi le valutazioni sostanzialmente sono state fatte per tempo. Le ultime notizie che noi abbiamo procurate al collegio ufficialmente, che tra l'altro il collegio ha lavorato anche per conoscerle anche prima, sono state date in tempi normali, e in tempi normali loro le hanno valutate. È evidente che poi, conoscendo già una parte e gran parte dello studio che riguardava il consuntivo, è stato poi facile, acquisito gli ultimi dati, completare il parere e poi consegnarlo. Quindi non è che il parere è uscito per magia, niente esce per magia, sono conteggi, sono numeri inseriti nei programmi, quindi non escono per magia in 10 ore, 7 ore, ci vuole il tempo che ci vuole, e il lavoro è stato fatto prima, non nell'immediatezza degli ultimi dati consegnati. Quindi anche qui si voleva quasi come dare una informazione distorta, quasi come i revisori l'avessero inventato il parere o come dire dato così per favore all'amministrazione. No, i revisori, come sapete, sono sorteggiati dalla prefettura, sono persone assolutamente ignote all'amministrazione comunale, sono professionisti che si confrontano con altri professionisti nel comune e, diciamo, con essi collaborano per capire e esprimere il loro parere. Quindi nessun tipo di rapporto né amicizia, loro sono professionisti corretti che noi non conoscevamo, non abbiamo scelto noi, e hanno dato il parere nella maniera più libera possibile. Non è vero che non siete appassionati ai ricorsi alle autorità, avete fatto decine di esposti a tutte le autorità possibili e immaginabili, quindi non so se siete appassionati o no, di fatto è un'attività che svolgete costantemente e quotidianamente, quindi non so se il termine appassionato è corretto, ce ne potrebbero essere altri che non voglio utilizzare, però sarà appassionato oppure no. Lei non mi dice quello che devo fare, io faccio il mio intervento, io non l'ho interrotto a lei. Io non l'ho interretto e non faccio illazioni. Consigliere Caccamo. Non faccio illazioni, semmai è lei che fa illazioni nei suoi interventi, perché dice delle cose distorte per far pensare una cosa diversa ai cittadini, quindi sono costretto io costantemente a chiarirle degli interventi perché non dice cose corrette, quindi non so se lo dice perché lo vuole dire, perché non ha onestà intellettuale o perché ha ignoranza rispetto a questo settore e quindi fa degli errori. Certamente argomento consigliere di bilancio. Consigliere Caccamo. È argomento di bilancio. Consigliere Caccamo. Non si innervosisca, consigliere. Consigliere Caccamo, prima il consigliere Botticchio ha fatto un intervento politico, lo stiamo accettando anche dal sindaco. No, ok? Io sto parlando di osservazioni che il consigliere Caccamo ha fatto rispetto al bilancio distorte e le sto chiarendo. Quindi un argomento è una discussione che rientra perfettamente nell'argomento, anche perché sono chiarimenti che faccio rispetto al suo intervento, non il mio intervento, sto chiarendo delle cose che lei ha detto in maniera errata. L'unica cosa che voglio, diciamo, replicare, io non ho, se si riferisce al giornalista Vessicchio, quando lei parla amico giornalista, mi pare che le critiche non le lesino, fa mancare a nessuno, né a lei né a noi, quindi non capisco per quale motivo io e in che modo io andrei a indottrinare tal giornalista per poter far scrivere delle cose. Assolutamente no, io non indottrino nessuno, non è una persona che è vicina all'amministrazione, perché se leggete i suoi articoli vedete evidentemente che sono critiche continue all'amministrazione comunale. Quindi anche questa è un'ulteriore, non c'entra col bilancio, ma replico a quello che lei ha detto. Questo per dire alla fine sostanzialmente che ancora una volta ci troviamo a dover spiegare che il Comune di Agropoli non è indebitato, non è vicino al deficit, non è vicino a nessun problema di carattere drammaticamente finanziario, come si vuole dire. C'è un problema di entrate di cassa che io credo risolveremo con
il lavoro della società che prenderà il posto di Equitalia. Noi abbiamo parlato tante volte di questa difficoltà di incassare Equitalia e i dati che osservava il consigliere Abate rispetto alle bassissime percentuali di incasso di Equitalia sono stato un problema che ci hanno spinto proprio a cambiare lo strumento di intervento con i cittadini, proprio perché effettivamente o perché Equitalia, e questo lo stiamo verificando con dettaglio, non ha inviato proprio gli atti, e questo sarebbe un fatto grave e ci appelleremo qualora dovesse essere questo, o i cittadini non hanno dovuto assolutamente in considerazione questi atti stessi, anche perché Equitalia è ormai screditata a livello nazionale continuamente da parte proprio della classe dirigente, della classe politica che utilizza Equitalia per incassare i tributi, quelli nazionali in particolare sto parlando, e poi critica dicendo che non è uno strumento e dice ai cittadini di non pagare, quindi c'è tutto un meccanismo che io non sto capendo più rispetto a questo. Equitalia quindi ha fallito secondo me il suo obiettivo di incassare i tributi così come era nata la struttura, proprio perché la politica ha lanciato un segnale negativo sulla stessa Equitalia, quindi questo è assurdo, cioè lo strumento creato dallo Stato e poi criticato dallo Stato, quindi noi veramente siamo in un periodo di confusione e di non comprensione, però noi ci siamo resi conti di questo e abbiamo deciso di cambiare il riscossore. Peraltro siamo incoraggiati dal fatto che l'Unione dei Comuni Alto Cilento aveva già dato incarico a una società esterna diversa da Equitalia e abbiamo potuto verificare, questo ci ha spinto a cambiare il riscossore, che le capacità di una società esterna sono state molto migliori di quelle, con risultati e performance molto migliori rispetto a quelli di Equitalia, quindi siamo tranquilli e sicuri che rispetto certamente ai tributi impagati, quelli vecchi, quelli che sono in scadenza, quelli che sono nella fase della riscossione coattiva, io credo che l'azione che farà la nuova società abbia certamente un senso di riportare un equilibrio rispetto a quel disavanzo finanziario che noi abbiamo. È corretto quando si osserva che ci sono dei cittadini che pagano e cittadini che non pagano, perché il problema non è sulla 60-70% dei contribuenti agropolesi che pagano nella fase diciamo della ordinario, cioè gli arriva la bolletta o al momento di pagare l'IRE pagano con puntualità. Lì abbiamo fortunatamente ancora il 60-70% dei cittadini che pagano regolarmente e puntualmente, altrimenti avremmo già chiuso. Ci sono però questo 30-40% di uno zoccolo duro che per diversi motivi, perché non vuole, perché non può, non sta pagando, e quindi il lavoro diciamo della società si andrà a concentrare soprattutto su questo tipo di soggetti, fermo restando che saranno sempre salvaguardate le persone che hanno buona volontà di pagare anche nel tempo, perché i regolamenti che abbiamo approvato in termini di possibilità di intervenire pagando soltanto la sorta capitale, come l'ultimo regolamento approvato in Consiglio Comunale rispetto alle ingiunzioni, rispetto alla possibilità di rateizzare, rispetto agli interventi che abbiamo dato la disponibilità, quindi mettendo insieme un lavoro diverso da parte della società di riscossione e i regolamenti che noi abbiamo approvato al fine di non essere eccessivamente brutali verso i cittadini, questa azione composita io credo ci porterà risultati positivi già entro fine di questo anno, con un percorso quindi anche di carattere strettamente finanziario, quindi legato alla cassa, che migliorerà. Quindi tempi buoni io penso che verranno, fermo restando che quello che conta è la solidità del bilancio stesso, che abbiamo dimostrato essere assolutamente solido, ci fa dormire sonni tranquilli, quindi i consiglieri possono votare con totale tranquillità e serenità questo bilancio, che rappresenterà anche per futuro un punto di riferimento che darà certamente stabilità alla struttura dell'ente. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Caccamo, lei mi chiede la parola per fatto personale, se no altrimenti non c'è diritto di replica, come se per fatto personale, il comma 1, ok, 3 minuti per il fatto personale, prego. Ringrazio Presidente. Allora, mentre il Sindaco parlava, per un fatto personale appunto veniva in mente un fatto della mia storia personale, ricordo quando al cinema ho visto il film Johnny Stecchino, io non so se avete ricordo di questo film, era questo personaggio che veniva da fuori, era toscano, doveva impiantarsi in Sicilia, sostituzione di un capoclan, di un mafioso. Bene, chi lo accompagnava, chi lo introduceva alla vita palermitana, gli raccontava un po' come ambientarsi, quali erano i problemi maggiori, le opportunità di quella città. E dalla strada che andava dall'aeroporto in città, raccontava in macchina. Io vi invito a vederla questa scena, davvero molto... si addice molto al caso nostro, perché lui raccontava ecco, di questa Palermo difficile,
dei problemi atavici, e poi alla fine concludeva: il problema di Palermo è il traffico. Allora, è un po' come annegare che vi siano problematiche di ordine superiore, quindi focalizzarsi su problematiche inferiori, focalizzarci su la mia ignoranza piuttosto che la gestione di questa comunità. Io ho fatto un intervento politico personale richiamandomi a quello che osservo in città e richiamandomi a quello che voi insieme ai consulenti mi avete fornito, voi Nico, gli uffici, diciamo l'assessore e compagnia cantando, per leggere queste carte di bilancio che, ripeto, leggiamo togliendo tempo al nostro lavoro e alle nostre famiglie, e le carte si possono leggere anche in diverse ragioni, quindi quando le carte sono a posto, allora noi queste carte a posto le vogliamo leggere. E che leggiamo? Leggiamo: abbiamo circa 6 milioni di euro di spese iscritte in bilancio come disavanzo da ripianare, precisamente 5.859, è un disavanzo tecnico, l'assessore sa di cosa sto parlando, io non ne volevo fare menzione prima perché chiaramente sono tecnicismi, ma i dati li possiamo leggere così. Allora, disavanzo tecnico per il 2018 di meno 6 milioni di euro, io lo dico ai consiglieri comunali, ai quali invito, i colleghi consiglieri comunali, che invito a non votare questo bilancio, così resettiamo questa città e la portiamo, la traghettiamo verso migliori auspici, verso migliori obiettivi. Chiaramente è d'obbligo da questa parte politica fare questa attività, ed è d'obbligo avere anche un'attività referente verso la cittadinanza, verso le autorità competenti. Non è un'attività che ci appassiona, non è un'attività che ci riempie il cuore, ma quando chiaramente vediamo infrangere quello che noi crediamo la norma, quello che crediamo il buonsenso, quello che noi crediamo l'etica, ci rivolgiamo di volta in volta a malincuore alle autorità a cui siamo tenuti come ruolo politico a doverci interfacciare. Allora, poi il bilancio 2018 lo leggiamo anche in questo senso, possiamo leggere anche così volendo, e ripeto, non era mia intenzione avere questi toni che di solito si hanno in tutti i comuni dove ci sono delle criticità importanti come il nostro. E allora, spese per asili nido zero, spese per casa di riposo anziani zero, fiere e mercati zero, mense scolastiche siamo riusciti a coprire appena il 39% delle spese, che ammontano a circa 269.000 euro, e noi riusciamo a coprire solo meno della metà, con 100.000 euro. Auspichiamo che chiaramente vengano aumentate le percentuali di copertura. Spettacoli e mostre, teatri, vabbè, questo c'è un discorso separato, non voglio entrare. Corsi scolastici zero, parchimetri riusciamo a fare 0-0, ma credo che ci sia una partita di giro con la consigliere, la invito a chiudere. Chiudo dicendo che, ecco, anche l'ultima voce, quella degli interessi finanziari, paghiamo 2 milioni e mezzo di mutui, sicuramente sono investimenti, scusate, non sono debiti, se ripaghiamo questi mutui nei tempi tecnici di gestione di quell'opera. Se noi allunghiamo i mutui anche oltre la durata tecnica di quell'opera, per usare un tecnicismo, questa volta voglio essere tecnico, quelli diventano debiti. E allora, poi, come volete apparire di quei debiti? Con l'IMU degli anni pregressi, con l'ICI, con la Tari, addirittura con vitti comunali e addirittura con spese dell'acquedotto prima che arrivasse l'Asis. Grazie, consigliere, si conclude la discussione. Prego. Allora, il fatto non è totalmente mio personale, anche suo, Presidente, cioè nel senso che noi la volta scorsa ci siamo incontrati in conferenza di Capigruppo per parlare del Consiglio monotematico dell'ospedale. Siccome ci venne data ampia, totale assicurazione che il Consiglio sarebbe stato convocato dall'8 al 15, tant'è che lei disse giustamente: io solo il 10 sono impegnato e poi sono sempre libero. Non avendo però ricevuto, anche su sollecitazione del consigliere Caccomo, non avendo mai ricevuto nessuna risposta, anche su sollecitazione sua addirittura, da parte del sindaco, glielo chiedo adesso. Cioè, è possibile sapere se sto consiglio monotematico si fa e quando si potrà fare? Avete o non avete, signor sindaco, interpellato le autorità regionali? Avete o non avete, signor sindaco, interpellati i sindaci della zona e tutte le altre persone che noi dicemmo? Perché uscire fuori con il mio comunicato e dire, praticamente ho piena fiducia che questa volta fra maggioranza e minoranza ci sarà unione, concordia nel difendere la nostra città, mi fa incominciare a sentire responsabili di quello che ho detto nei confronti dei cittadini. Grazie. Grazie a lei, consigliere Abate. Io chiedo al sindaco se ci vuole dare risposta, perché c'è stata anche da parte mia una sollecitazione di avere una proposta e di fissare la data per l'ordine del giorno. Pertanto, se in questa assise il sindaco ci dà notizie, se no altrimenti dobbiamo dire come stanno i fatti, signor sindaco. Certo, ma
devo dire pure io il fatto di motivazione personale per replicare a quello che ha detto il consigliere Cacca. No. Visto che è stato menzionato, è un fatto personale, può avere ampio tempo sia per rispondere al consigliere Cacca, ma in particolare alla data da fissare per il consiglio monotematico. No, non rispondo al consigliere Cacca, ma non ce n'è bisogno, gli ho risposto tante volte, ripete sempre le stesse cose, quindi non voglio diventare noioso nei confronti dei cittadini, perché veramente diciamo decine di volte sempre le stesse cose, siamo sempre le stesse cose a raccontare, quindi penso che non voglio diventare noioso. L'unica cosa che devono sapere i cittadini è che il bilancio è a posto e siamo assolutamente tranquilli. Detto questo, noi abbiamo messo nella conferenza dei capigruppo allora che il Consiglio Comunale sarà convocando entro la metà del mese, mi pare abbiamo detto il 15 di febbraio, il 15 di luglio voglio dire, e quindi manterremo questo impegno. Ho fatto tutte le comunicazioni del caso per le vie breve, quindi nei prossimi giorni vi daremo la data. Ma veramente, bene. Se posso replicare, mi sembra una risposta fredda e quasi astiosa. E perché? Perché, sindaco, questo comportamento quasi di astio nella risposta? Noi convocammo per bene, ci riunimmo tutti, eravamo un unico accordo, un'unica fusione di intenti e di programmazione. Perché questa risposta astiosa? Noi del 15, perché? Perché, sindaco? Consigliere Abate, io non so come devo comportarmi. Sono accorato nelle risposte e sono tranquillo nelle risposte e sono distaccato, insomma... Se mi date un modello comportamentale, lo voglio anche seguire. Così come le ho detto personalmente, nella conferenza dei Gruppi e in Consiglio Comunale, ho detto che gli impegni che abbiamo preso verranno mantenuti. Se vuole, poi dopo ci vediamo, ci stringiamo la mano e ci abbracciamo per dare anche, come dire, un ulteriore conforto. Però, voglio dire, credo che non ci sia nessun problema da parte, visto che ci conosciamo da tempo, nessun problema da parte mia, nessun tipo di astio, nessun tipo di freddezza né di freddura. Ho soltanto detto che gli impegni saranno mantenuti. Non le posso dire ancora del Consiglio perché stiamo aspettando ancora con un grande garbo di cui, diciamo, voi sapete, io sono molto dotato, però siamo arrivati quasi alla fine, delle risposte da persone che possono darci degli indirizzi precisi e quindi sto ancora con grande pazienza, ma io sto sopportando con grande pazienza l'attesa che queste persone mi stanno portando, ma qualora questa attesa sia, diciamo, ancora una volta mortificata, io per primo verrò il Consiglio e vi racconterò quello che è successo, ma dato che l'aspettativa è cercare, come lei giustamente diceva, una collaborazione, un'unione di intenti anche con gli organi competenti, sto ancora cercando di mediare e di trovare un punto d'incontro per un Consiglio che abbia un senso e possa dare delle risposte concrete. I tempi, come sa, quando si fanno queste cose, quando si cerca un'unità, quando si cerca un accordo, possono dilatarsi, però sa anche che la politica è l'arte proprio di trovare una giusta mediazione per risolvere il problema. E poi, come ha detto lei, però, se questo dovesse terminare, se a un certo punto ci sentiamo presi in giro o siamo presi in giro, a quel punto l'arte e la politica deve essere messa da parte in termini di mediazione, viene fuori un altro aspetto, quello della difesa della città, dove tutti quanti dobbiamo essere chiamati a fare la nostra parte anche in maniera decisa, anche in maniera forte e anche sopra le righe se necessario. Però io oggi vengo in questo Consiglio giustamente col rischio di essere, come giustamente lei dice, richiamato. Ma come, ancora non hai fatto a tempo a convocare questo Consiglio? Ma come, avevi detto che lo facevi il 15? Sono io che mi espongo alla brutta figura. Ma mi espongo alla brutta figura non perché mi diverto, mi espongo alla protofigura perché sto cercando di trovare una soluzione, un compromesso. Qualora questo non ci sia, verremo in Consiglio, lo diremo, lo racconteremo e poi, se vorremmo, come mi auguro, fare un percorso comune, a quel punto la battaglia si farà anche sopra le righe in maniera comune. Ma oggi vengo qui a rischiare la brutta figura proprio perché sto cercando di fare ulteriore mediazione, non per altro, non perché non ho perso tempo o perché non mi sono impegnato. Per questo motivo stiamo ancora aspettando. Quindi se lei immagina che di voler dare al suo sindaco ancora la possibilità di tentare un'ulteriore mediazione, ma se questo non avverrà, le ho garantito nella conferenza di capigruppo, lo dico qua pubblicamente, che se sarà necessario noi andremo benissimo sopra le righe e faremo la battaglia che si dovrà fare. Sindaco, era questo che volevo, vede come me l'ha detto, come me l'ha spiegato bene, era proprio questo che volevo, che lei si ricordasse gli impegni presi e quindi ci ribelliamo tutti, non solo lei. Noi saremo al suo fianco per fare queste constatazioni e queste contestazioni a coloro che la stanno prendendo per i fondelli, perché capisco, anzi ammiro questa sua gamba, però io questo lo volevo sentire da lei.
Non lo posso immaginare io, sindaco. Me lo doveva dire lei. Ci guarda, abate, che sto facendo tutto il possibile. Ma non ci riusciremo, ma ci riusciremo qua in Consiglio Comunale, sicuramente. Grazie. Grazie, consigliere. Si conclude la discussione, si passa ai voti. Chi è favorevole alla proposta? Siamo tutti presenti. Sì. Chi si astiene? Contrari? Abate Botticchio Caccamo. Per l'immediata eseguibilità, chi è favorevole? Chi si astiene? Nessuno. Contrari? Abate Caccamo Botticchio. Si concludono gli argomenti. Vi auguro buona giornata.